Bello grande. Ciccioli belligeranti, buonasera e bentornati dal vostro Dictator Lawrence, sesta puntata in live della Royal Rumble di Europa Universalis 4. E questa sera si vedranno delle cose interessanti, perché l'Oriente sta crescendo in un modo spaventoso e perché in Africa c'è una guerra. Pardon, scusate, mi è partito il tastino dell'infamia. Dicevo, e perché in Africa c'è una guerra che sa molto di dentro e fuori, di in e out, tra gli Zulu ed il Songhai, guerra sanguinosissima, Songhai che è al contempo anche in guerra con la Gran Bretagna per le colonie in Sud America. Buonasera ragazzuoli, buonasera Scuscu Boy, buonasera Darkert, ciao Andrew Luxury e do anche la buonasera ai miei compagni di viaggio. Buonasera Berna, buonasera Lord Richard e buonasera anche al mio valletto reale che è qui mutato in sordina. Ciao ragazzuoli. Buonasera. Ciao a tutti. Buonasera. Buonasera anche a Magical Prio, buonasera AG Game, Rafael Von Braun, dai che si sta popolando la chat. Ragazzi, stasera vi voglio belli carichi perché ne succederanno di cotte e di crude, da vendere e da spendere. Ma prima di arrivare al riassuntazzo di Berna, facciamo un po' il punto della situazione su quella che è la situazione dei player in game, perché nello scorso episodio è stata eliminata anche la Vestfalia e insieme a Berna andremo anche a capire come si è suicidata la Vestfalia. Il Mamelucco è ancora in gioco, ma è in una situazione a dir poco tragica. Attendiamo il... Chi è Ludo Scocchino? È una colonia del Pibbi, ma che cos'è? Ah no, le palle colonia del Pibbi. No. È Olok. È Olok, Ludo Scocchino. Buonasera Tora, buonasera Tiger Ghost, adorato IG Games. Allora, signori, I GM sono dovuti intervenire e hanno preso un provvedimento disciplinare nei confronti della Prussia, provvedimento che dopo il riassuntazzo o all'interno di esso il signor Berna ci spiegherà. Signor Berna, prego. Allora, partirei prima dalla Vestfalia in realtà, che a inizio sessione era venuta qui per fare un comunicato al mondo intero dicendo che la Vestfalia non avrebbe più seguito il Sacro Romano Impero e quindi il Conte con la sua Austria. Vestfalia che è stata prontamente presa a mazzate da Prussia e Italia, decretando la fine del povero Vinny. Ti ricordo essere stato aiutato dalla Svezia, che nel esatto. Mentre è stata incoccata dalla Russia. Esattamente. Dopotutto, Prussia e Russia sempre a braccetto, e proprio per questo motivo, col fatto che la Prussia ha dato volontariamente i territori che erano della provincia contesa, che come sapete, o per chi non lo sa, breve ripasso veloce, ci sono delle province contese tra i vari giocatori, quelle province valgono punti per la classifica finale. Avevano 100 punti l'una. Esatto, come classifica finale per il vincitore della Royal Rumble. Cosa è successo? La Prussia ha volontariamente dato quelle province alla Russia, ok? E già questo è un fatto. Ma così facendo ha fatto anche in modo che la Prussia rimanesse minor. Quindi sì, Non entrasse come due slot alleanza in guerra. I GM questa cosa ovviamente l'hanno notata e sono giunti alla conclusione che, essendo praticamente come un ruining nation, perché ti autoescludi dal concorrere alla vittoria, la Prussia adesso in guerra con Svezia e con il Mamelucco assieme all'Austria sarà ancora uno singolo slot di alleanza. Ma dalla Perfetto. Prossima guerra in cui entrerà la Prussia sarà calcolata come GP, anche se non rientra, diciamo, nei canoni per essere definita tale.
Perfetto, allora termino io riassuntazzo perché Berna il dono della sintesi non ce l'ha e nel mentre siamo anche partiti, Zulu ha fatto pace con Songhai e si è presa tutto fino a Bonnie, quindi pace fatta con Zulu, mentre invece che cosa è successo nel resto del mondo? Ma fondamentalmente nulla di particolarmente rilevante in termini di guerre, l'Oriente sta scalando in un modo spaventoso e al termine di questa guerra dei mamelucchi andremo anche a vedere i graphicurt, quindi i grafici del wet dream, i wet graphs, per cercare di capire un po' come è evoluta la situazione. Fondamentalmente chi era ricco è diventato sempre più ricco, chi era indietro sta rimanendo sempre più indietro. Noto comunque che il mamelucco ha deciso di ritirarsi su Cipro con tutto il suo esercito. Questo sarà terrificante, nel senso che io mi aspetto che vadano giù fino all'Egitto. Tra l'altro sono anche arrivati i ribelli mamelucco che secondo me nello scorso episodio ha letteralmente commesso degli errori terrificanti, si è intestardito con il voler crossare a tutti i costi il Mar di Marmara per andare a fare questi succulenti aperitivi a Costantinopoli, una volta gli è riuscito nella guerra precedente, in questa guerra invece ha sempre preso tanto pipo e bello grande dal conte che l'ha aspettato, ma non contento di ciò ha mantenuto per tutto il tempo il suo esercito in questa zona tra Carasi e Optimatoi per tentare la medesima mossa, incurante del fatto che la Prussia ha ottenuto il diritto di passaggio su Russia e ovviamente sulla Georgia, che è marca della Russia, per invaderlo da sud, e non ha mai provato a contrastare questa avanzata. Questo è un errore gravissimo, è un errore che io non riesco a spiegarmi. Buonasera Tony Karat, ciao Giova 05, ciao Luke. La nostra Italia invece come sta andando? Benissimo, direi. L'Italia è grassa, l'Italia è lanciatissima, l'Italia è arrivata a Siviglia e qui bisognerà vedere anche se ci saranno degli sviluppi con il Songhai che è reduce da una guerra importante, è reduce da una guerra che, attenzione, no, Songhai su Marocco, ok, non è successo niente di grave, che comunque adesso lo porta a perdere dei ducati. Non ha preso tantissimi debiti, ma questa comunque l'ha sentita. Bisogna tuttavia capire, è terminata anche la guerra tra Songhai e Gran Bretagna. Volevi dire qualcosa, Berna? Sì, a proposito di Gran Bretagna, cosa che non ho avuto tempo di dire nel riassunto per spiegare al meglio la situazione prussiana. Gran Bretagna che è stata attaccata nel Nuovo Mondo da Giappone, fondamentalmente sì, prendendogli tutte le colonie tolta. Hai ragione. Faccio mea culpa perché questa probabilmente è stata la guerra più importante di tutto lo scorso episodio, nel senso che il Giappone con questo sbarco precedente che l'ha portato a formare il Texas, prima Messico, ora Texas, e la rumba che ha rifilato alla Gran Bretagna è diventato una GP che potrebbe davvero ambire a vincere la Royal Rumble. Perché? Perché semplicemente in America non ci sono dei competitor all'altezza dal mio punto di vista. La Gran Bretagna non so quanto possa mantenere le sue colonie nel sud, anche perché, chiuso il discorso qui a nord, vediamo che c'è il Quebec ancora. Il Canada è già giapponese, quindi terminato il Quebec credo che si sposteranno verso sud. Torniamo in Anatolia perché voglio capire che cosa sta succedendo. Intanto guardate Bisanzio, i residui del pincer. L'Italia potrebbe attaccare il Songhai o è troppo pericoloso? L'Italia potrebbe attaccare il Songhai, ma ha ancora da blobbare. Oddio, in realtà sì. No.
In realtà sì, c'è il Portogallo, perché la Castiglia è già puppet, quindi staremo a vedere. E sono anche curioso di vedere quale sarà la proiezione dell'Italia, se l'Italia ambirà ad assumere un ruolo di dominanza a livello europeo, oppure se lascerà ancora il Conte tirare le fila di questo sacro romano impero, che però è orfano dell'Italia. L'Italia non è nell'impero, è uscita. Ciao Legion, buonasera Lucio Gufo. Goofing. Interessante sarà anche gli accordi che ci sono tra Italia e Prussia sul nodo olandese, per capire quanto è stato concesso alla Prussia e quanto all'Italia, perché c'è anche questa preoccupazione che l'Italia potrebbe anche non spingersi fino alla Manica, dipende dagli accordi che ha con il prussiano. E qui bisogna anche capire se la Gran Bretagna continua ad adottare una politica isolazionista oppure ha cominciato a far contatti in Europa, perché essendo la situazione coloniale per la Gran Bretagna ormai possiamo dire compromessa dal mio punto di vista. Vero. Allora, ci sono delle cose curiose, nel senso che, allora, la Svezia ha come vassalli Gellere e Utrecht. Ok, e sulla Svezia vorrei anche spendere una parola, perché se è vero che è stato trascinato all'interno di una guerra un po' discutibile condotta dalla Vestfalia nello scorso episodio, nonostante sia stata attaccata e pesantemente invasa da parte della Russia, è ancora in game, e questo fa comunque onore al giocatore che non ha quittato, quindi sicuramente un punto rispetto guadagnato dal giocatore della Svezia, che se non erro è Lupo, mi pare Lupo il giocatore della Svezia. Il kebab è nato in Germania. In che senso il kebab è nato in Germania? A proposito di nascita, yeah, vediamo un po'. Qua c'è un mondo, c'è il protestantesimo tutto intorno al Conte, che ha detto che per ricordare il Pinscher sta mangiando il kebab, ma il kebab non è turco, è nato in Germania. Ci sono i riformati che vogliono convertire il Conte, ma il Conte è cattolico per forza. Belli riformati qua. Altrimenti non può tenere l'imperatore. No, beh, sì, certo, mi domando che cosa ambirà a fare l'Austria per bocca del Conte, vi riferisco quella che è stata la sua condotta all'interno di questa partita. Il ragionamento che Conte ha cercato di portare alle orecchie degli altri membri dell'impero, ma anche dell'Italia, è stato questo. Allora, l'Oriente sta scalando in un modo schifosamente impressionante. Noi singolarmente non possiamo fare nulla. Facciamo un gameplay imperiale, non pestiamoci i piedi tra di noi. Io voglio condurre questa partita cercando di portare a fine game comunque l'impero, che di solito viene smembrato. Questo è stato il filo conduttore della partita del Conte, discutibile sicuramente, però per dover di cronaca vi riporto quelle che sono state le sue parole durante una chiacchierata in seguito all'ultima puntata. Come previsto, intanto i prussiani vanno a fare l'aperitivo al Cairo. Gli italiani a Ceuta. Hollywood sul Nilo. Italia ed è scoppiata, attenzione, è scoppiata Italia Songhai. Già. Italia Songhai, Songhai, l'Italia 174.000 uomini scommessa. Conquest di Tangeri. Allora, qui se l'Italia riesce a spingere il Songhai nel Sud Sahara, le possibilità che poi vada magari in Anatolia a fare l'impero romano si alzano. Ma non c'è l'audio di gioco, ragazzi, ma perché non me le dite queste cose? Ok. Ci sono le musiche sandalate, cazzo, bellissime. Imperdibili. Ma il Songhai, vorrei capire, combatterà?
Songhai deve rendersi conto comunque che non ha i numeri per questa guerra, lo vede, cioè a tutto giù, ma non ha i numeri, capisci? Deve reclutare di più. Oltretutto ha tutto giù in due posti fantastici dove... Ok, adesso sta andando in su. Grazie mille, Kasar. Allora, che abbia tutto giù è anche normale, nel senso che stava combattendo con Kurt. Nel senso, ci può anche stare. Il punto è che adesso Fez non gliela porti via più. In montagna, con 100.000 uomini dietro, devi difendere Tafilalt con le unghie e con i denti. Qual è il war goal? Ceuta? Tangeri? No, è Tangiers. Tangeri. Ma mi senti o sono molto basso? Perché non no, ti sento. Cosa? No, okay, ok. No, no, perché prima ho dovuto mutarmi un attimo, ma non capivo se... Beh, non ti preoccupare, anche se non capisci ti vogliamo bene lo stesso. Ma non è capire, farmi capire, è diverso. No, Berna, adesso se, cioè, nel senso, la comunicazione nel 2023 è fondamentale. Quindi, cioè, nel senso, ditegli qualcosa voi. Ale Epi, ciao. Diciamoci la verità, l'Italia e Russia non hanno le palle di spartirsi la zona. Non è detto, sai, non è detto che non abbiano le palle. Allora, l'Italia in questo momento... punta tutto, per quello che vedo, su quei nodi e su quel path commerciale che butta dentro Genova. E io credo che possa tranquillamente andare avanti con questa sua, diciamo, idea di espansione. Non la trovo assurda. Non la trovo assurda. Cioè, in questo blob europeo, fondamentalmente quelli rimasti hanno vie di espansione. A parte, beh, la Prussia penso che chiuderà a questo punto Lübeck e poi magari andrà sulla Svezia. Conte penso che farà l'Anatolia, andrà giù di qua, magari blobberà qualcosa qui all'interno dell'impero, vediamo. L'Italia secondo me ci sta che faccia questa ma si è fatto girare Tafilalt. No, ma parlo di mamelucchi che sono andati a Issel sopra Cipro. Ah, sono andati a prendere il Pipo con un bel -2. Giusto. Non che potessero fare chissà che cosa. Beh, oddio, in realtà sì, potevano fare qualcosa. Però vedi, lui ce l'ha il vizio di questo crossing, ce l'ha il vizio, così come a Costantinopoli, poteva starsene lì tranquillamente, ma a questo punto qua, scusami, se tu non sei in grado di contestare l'avanzata, ma mettiti, butta via i mercenari... No, ha spostato le navi. Ah, si fa sta qua e pare? Sì. L'ha fatto apposta. Ma intanto la perde. Penso, no, ma l'ha fatto palesemente apposta. Cioè io mi rifiuto veramente di credere che questa possa essere una mossa ponderata. Venuta male. No. Secondo me l'ha fatto apposta per farsi fuori, per morire più velocemente, non lo so, è l'unica spiegazione. Ecco. Perché... oddio, cosa puoi perdere da questa guerra? Sicuramente muori a livello di partita, non esci proprio dai giochi, però se volevi restare un attimino vivo, a quel punto qui io avrei buttato giù il mantenimento, tanto lì non ti possono venire, non limiti un attimino i danni, i mercenari non li puoi disbandare perché poi dovrai presumibilmente andare in bancarotta, credo. No, in realtà di debiti non ne ha tantissimi. Italia in pace? Ha fatto pace l'Italia? Ha fatto pace? Ha fatto... la Madonna! A posto, il Songhai è definitivamente morto. Songhai è morto. Ma ragazzi, cioè, nel senso... Songhai a questo punto poteva essere nella condizione di attaccare i Mamelucchi e diventare padrone dell'Africa se avesse...
fatto quello che doveva fare contro gli Zulu nel momento opportuno, lasciando perdere quello che era il discorso coloniale senza andare ad imbegolarti in faccende d'oltreoceano e controllare tutta la nazione africana. Non l'ha fatto e adesso sarà un lento declino. Non l'ha combattuta, questo secondo me è un errore, perché tu non puoi concedere Tafilalt in questo modo qua, anche perché oltre a Tafilalt hai concesso praticamente tutto il nord, tutta la ricchezza della zona del Marocco, sia commerciale su Siviglia, sia la stessa Tafilalt. Adesso vivi solo ed esclusivamente per quanto riguarda le tue miniere, che sì, per carità, e ti permettono di vivere, ma a sto punto devi farti trovare veramente pronto contro Zulu, perché contro per Zulu, oddio, in realtà una soluzione ci sarebbe, e sarebbe quella di attaccare un mamelucco che presumibilmente andrà in bancarotta. Sì, ma o comunque è probabile quitti. Sì, è vero. Oddio, non so però se, perché guarda che non so cosa riescono, cosa gli cavano fuori, vediamo cosa può prendere l'Austria. Ah, per sicurezza Woodblack ha messo le truppe in Zulu, quelle che gli sono rimaste, nel senso. Beh, gli può portare via... Oddio, gli può portare via anche Alessandria. E mi sa che il mamelucco è morto. Forza il 64. Conte si è stancato. Forza il 64. Vediamo che cosa prende. Stiamo facendo girare le province. Sì, giustamente. Riesce a fare un bel serpentone che taglia un botto di roba. No, sì, non riesce. Mi ricordo... Ma infatti io... Il discorso qual è? Il discorso è che fare il serpentone con il mameluco che ha le navi per spostare gli uomini... Sì, dai fastidio, però a quel punto lì... A quel punto lì, boh, io piuttosto prenderei i trade center di Costantinopoli e se ti avanzano punti io Alessandria me la prenderei e lo ammazzi, cioè... Fai il possibile per farlo morire. Io andrei su Costantinopoli e Aleppo per avere un po' di continuità territoriale. Dio. La continuità territoriale te la prendi nella successiva guerra, nel senso che comunque il mamelucco è morto. Cioè, sì. In una successiva guerra, perso il vantaggio dello stretto, tu... Sì, è semplicemente più lungo arrivare a sud, ma... Cioè... Onestamente... Qui la bella mossa l'ha fatta Guy. Qui l'Italia non si è fatta venire dubbi, ha attaccato quando doveva e ha fatto quello che doveva. Ma era adesso... nell'aria, Allora, era nell'aria. Voci di corridoio che mi sono giunte mi raccontavano del fatto che l'Italia avrebbe attaccato il Songhai quando la Gran Bretagna faceva pace con il Songhai stesso per la guerra. Credo che si siano dati questo timing. Qui il Songhai ha pagato quello che abbiamo continuato a dire, che non è voluto eliminare Zulu, non ha voluto entrare in Spagna quando voleva entrare in Spagna, ha in entrambi i casi creato una sua staticità nella situazione africana puntando alle colonie, sì, in cambio ha perso su entrambi i fronti, sia su quello con Firenze / Italia, sia con quello con Zulu. Pace cauta del conte, pace cauta, opta per questa... Per questa enclave ha fatto sicuramente bene a prendersi Khan Shisar. Probabilmente io avrei fatto anche Hamid. E magari, ok, che non ti fai
ok che non ti fai l'enclave geografica, però sarei andato a Sinope, avrei fatto Bolu, Castamonu, Sinope, Kranishar ci sta, ha liberato il vassallo, così hai Reconquest, sì. Bravo, però anche vassallo Sinope... Posso dire che non l'ho mai sentito? Ma non lo sanno neanche loro, onestamente, cioè infatti guarda l'araldica di questo stato, è un qualcosa di uniforme, non si capisce che cosa dovrebbe rappresentare questa diversa. Cosa, no? Sì, perché c'ho la mod, però è orribile. Questa pace mi fa sospettare di un accordo di spartizione trade, perché il conte non è andato per niente neanche su Aleppo, quindi secondo me c'è l'accordo con o la Persia sul fatto che la Persia va su Aleppo e su Costantinopoli il trade ci va all'Austria. Allora, potrebbe, però ti dico che il conte, per la tipologia di giocatore che è, tende a non fare paci da border gore incredibili, paci dove spezzetta... cioè, conte non è uno che avrebbe preso Alessandria e basta, per dirti. Ha una sua etica nel giocare, quindi... potrebbe essere anche una pace fatta secondo quella che è la sua etica, eh? Così come potrebbe esserci un accordo con la Persia. Allora, per la Persia, secondo me, sarebbe ideale avere il bordo col conte, perché la Persia ha bisogno del conte e perché il conte ha bisogno di un'altra persona all'interno della sua coalizione, perché il nemico giurato è questo trittico Jin, Delhi, Ayutthaya con il Giappone che non sappiamo neanche ancora come sta diplomaticamente. Il Giappone al momento è alleato del Songhai ed è alleato della Russia, quindi ha due alleati, uno molto potente, la Russia, e questa è un'assicurazione per quanto riguarda Jin. L'alleanza con il Songhai potrebbe essere del tipo: l'inglese deve stare lontano da te, perché se l'inglese decidesse di andare, che cavolo ne so, nella zona della Costa d'Avorio, comunque a rompere le palle nelle altre colonie del Songhai, a quel punto potrebbe entrare tranquillamente. Attenzione, perché intanto l'inglese si sta facendo invadere dalla colonia del Portogallo. GG. No, penso che sia Haiti che sta liberando... Ah sì, quelli lì sì. Comunque, nel caso l'Italia dovesse finire giustamente la penisola iberica prendendo anche il Portogallo, io lì fossi il giocatore dell'Italia sarei molto chiaro del tipo: io mi prendo il Portogallo, se volete le colonie prendetevele per avere meno problemi possibili nel nuovo mondo. Io penso che l'Inghilterra non sia ben vista, allora sicuramente non è ben vista dall'Austria per un discorso di player, perché il conte è solitamente ostile al main dell'Inghilterra. È ostile a Lello. Sì, è ostile a Lello, così come a Lello è ostile Polpo come giocatore di solito. Io penso che l'Inghilterra sia una vittima potenzialmente sacrificale, anche se le flotte dell'Inghilterra potrebbero tornare comodo. Staremo a vedere. Intanto più grossi problemi di ribelli per la Svezia. Sì, ma la Svezia che non riesce a battere 50.000 prussiani. Grazie, Snow. Uomini, quindi. La scommessa, uè signo, uè, paghiamo la scommessa. Ah, quella della volta scorsa, ragazzi, è stata rimborsata, perché si è cancellata, ha rimborsato i punti. Devo togliermi questo gatto incredibile, perché faccia un po' caldo. Mi si cucina la testa, no, caldo no, si sta bene, però mi dà fastidio perché sentire i capelli sopra le orecchie è una cosa che non mi è mai piaciuta.
E poi onestamente non ci sono abituato per svariati motivi. Povero lupo. Cosa? Dico povero lupo che con 130.000 svedesi non riesce a tenere a bada 50.000 prussiani. Adesso giustamente guerra finita, la Prussia porta su tutto per sicurezza, ma non gli serve. Prussia che oltretutto ha finito il manpower. Ma qualcuno mi spiega Prussia perché Mantova su Svezia vive. chiamata proprio easy con degli stack russi che sono lì pronti. Sì, perché Mantova vive, perché vassallo austriaco e Air Conquest su attenzione d'Italia. Comunque che la Prussia potrebbe anche avere ambizioni british. E io, se fossi gli europei, mi preoccuperei di una cosa importante. Mi assicurerei che l'Inghilterra non cada mai in mano del Giappone. Perché se il Giappone decidesse di sbarcare in Inghilterra, cosa che secondo me potrebbe anche fare, a quel punto lì. Perché l'Inghilterra, signori, l'Inghilterra, andiamo sul leggere un attimo. In quel caso sarebbero cavoli amari, per non dire di peggio. L'Inghilterra ha 29 heavy ship con Woodenwall, vabbè, il Giappone ne ha 33. Dobbiamo tenere d'occhio il valore dei trasportini, Berna, perché quando vediamo i trasportini aumentare in modo schifoso è perché sta succedendo qualcosa. Ma adesso il Giappone è ancora abbastanza tranquillo con solo 26 trasportini. Il Giappone ha fatto una partita pazzesca. Cioè, il Giappone adesso c'ha le Americhe spalancate. Possiamo sapere qual è il nodo più ricco del gioco? No, non ve lo dico. No, certo. Certamente. Allora, aspetta un attimo. Oddio. Trade notes. Nippon è molto basso. L'English Channel. A quant'è? 70 e 68. Segue il nodo di Persia, 66 e 71. Novgorod 63 e 99, Doab 58 e 96 e così a scendere. Genova 46 e 08. Sicuramente l'apporto dalle colonie non c'è, perché tutto quello che arriva da Siviglia è comunque castrato. Cioè, Siviglia non vale un cazzo, vale 11 ducati. Non arriva niente. Sì, non Siviglia. È tanto. Adesso con la scusa che poi c'è il Giappone, figurati. Il Giappone avrà tutto l'interesse a spostare. Sta convogliando tutto quanto in Messico e dal Messico si porta 10 ducati alle Hawaii. Prima lo prendi e poi lo dai. Per fino ad arrivare in Giappone. Io voglio vedere un'esplosione di piacere di Mattigot, esplosione in senso positivo. Matti, questa qua è una puntata chiave per te. Questi 20-30 anni ci diranno che cosa potrai fare durante la partita. Sì. Sarebbe una mossa fantastica tornare al Giappone in Gran Bretagna, perché vorrebbe dire che il Giappone da quel momento in poi potrebbe fondamentalmente fare quello che gli pare, perché intanto gli uomini glieli danno le colonie, lui ci mette le navi. Chi si è visto, si è visto. Poi non so come potrebbe fare, però. Il Mameluco. Allora, sta entrando Asterisk, che sarà colonia di chi? Probabile, Giappone, credo, credo inglese. Credo inglese. In Portogallo inglese, credo. Sì. Sì, Portogallo, Brasile. No, il Mameluco che io sappia non ha quittato. Confermo che è ancora dentro. No, è ancora dentro Woodblack.
Ma Woodblack non è tipo da quittare, che io mi ricordo. Ma tu che ne sai? Quanto bene lo conosci Woodblack? Spiegami un po'. Da commentatore di Royal, un po' di partite glielo ho viste fare. Adesso, da commentatore di Royal, cioè... Io me ne va, io la faccio condurre a lui la Royal, perché no, ormai è ufficialmente il conduttore. Penso che se lo lasciamo da solo il Berna lo bullizzano la chat. No, è già capitato che ho avuto degli imprevisti e ho lasciato la stream a Berna. No, di Berna mi fido. È più il fatto che da solo è veramente impegnativa. Esatto, poi già lui si addormenta Zulu di guerra. Suo da solo. Chi? Zulu? Zulu su Mamlux. Mamlux! Oh, attenzione, questo potrebbe essere interessante. Kurt che va in guerra contro il Mameluco a zero di manpower. Sì. E si fa subito. Questo beccare. È un rischio enorme. Questa qua è una cazzata. Questa qua è un... Ah no, ma è un reconquest del Mameluco. È il Mameluco che ha attaccato, attenzione. Infatti mi sembrava strano che Kurt... attaccasse così a zero di manpower. Questa cosa del manpower, ragazzi, per lo Zulu sarà terrificante. Che altro terrificante. C'hanno 40k di differenza fuori del Mamelucco. Not the best. Signori, buongiorno. Oh, ciao Pipino, tesoro, dimmi. Oh, look. Allora, facciamo decidere alla chat. Mi è appena uscito un 15 di morale di 10 anni. Sì. Ok. Che si fa? Lo si usa in giro o no? Allora, o si facciamo... Aspetta. Olok chissà quale attacca. Finale. Non attacca. Avete 30 secondi, perché poi dopo il tempo passa e glielo picca automaticamente. Bravo. Ditemi, no, votate, vabbè, votate, piccato, votate. Però... Come hai già piccato? Vabbè, mi è uscito da un po', non sapevo cosa fare. Hai messo attacca? Quello lo devi prendere per forza, cioè a prescindere. Comunque qua, esatto, ragazzi... Bravo. No, ma tanto non ve li do i punti. No, è inutile che scommettete centinaia di migliaia di punti, è che ho usato il pronostico perché era il modo migliore per farvi votare. Ve li rimborso i punti. Il 100%, il 100% ha detto attacca. Mamma mia, che ludopatici. Ci speravate voi, Cerchiamo di arrivare a 40 abbonamenti, che c'ho un Warhammer 3 caldo caldo da regalare. Su, non fate i timidi, che poi vi mando le foto di Olok. Come? In che senso? Quelle di Berna. No, magari vabbè, ma Berna ormai l'hanno già visto. Poi vi racconto anche dei siparietti su Olok, molto interessanti. A lui piace nascondersi tra gli arbusti, tra le fresche frasche, si dimentica le cose, spunta come posso fumi. Posso dire che... Sì, confermo. Cioè, lui è l'esempio di come l'accoglienza bergamasca sia fallimentare. No, te lo giuro. No, guarda che mi odio per quello, Guarda, immagino, non dormirei la notte. No, vabbè, è stata una mia svista. Però davvero, cioè, mi dà fastidio che sia successo, ecco. Vabbè, comunque, giusto per spiegare che cosa comunque... è successo. Io attacco, anche se non... Chi? Vabbè, ragazzi, lo scoprirete solo vivendo. Ma dalla posizione questo attacca Matti. Ma dalla posizione, esatto. Questo attacca Matti. Magari è un blef. Sì, no, è completamente rincoglionito che se deve andare contro il Gino contro Aiuta, gli recluta lì. Cioè, Berno, non è che tutti giocano come te, Cioè. Vabbè, era per... Ecco, attenzione, Dio, guerra sulla Persia! Matti, gote le preghiere. Attenzione. Sono preghiere, sei sicuro? 2 minuti di tempo e qua dovete scommettere. Adesso panica Mattigot. Posso dire che comunque la differenza di numeri c'è, la pensavo fosse più
più grande. No, sì, cioè è una scommessa, non è che vado cioè, se, sul sito. Ma perché la Persia c'ha questi tre simbolini col mullah Omar qua? Che cazzo è? Ma cos'è sta roba? È lì? No, l'Isis, via. Oh. Via. Allora, io ti chiedo, Olok, di spostarti, perché noi dovremmo commentare determinati aspetti, non voglio favorire nessuno dei due, anche perché te non hai bisogno di alcun tipo di favoritismo, quindi... Vai fuori dal coglione, ci vediamo dopo la guerra. Addirittura te. Ciao. Ci vediamo dopo la guerra. Ben tre gli stack di ingaggio, eh? Ben tre stack di ingaggio, quarto che si sta assemblando. E via. Vediamo la Persia un po' che sta facendo. Mass recrutation dei Persia, giustamente. Ovviamente gli spawnano i ribelli dove sta reclutando. Povero Matti. E qui ci guadagna cioè, sempre il gin. Se Puku manco ci stava seguendo, ma che brutta persona che è. Se è quel Seppuku lì della Royal. Ma adesso cosa blocca? Non farà una bella fine. Matti scorcia. Ma adesso chi ferma il gin per attaccare da dietro? Ha già scorciato, ha già scorciato. Ci sarà sicuramente l'accordo. Ci sarà sicuramente l'accordo e questo potrebbe essere un... un campanello d'allarme terribile. Perché guardate che se va giù la Persia, Delhi non la ferma più nessuno, perché forma Hindustan. Già. Gli servono esattamente... Dai Matti fammi sognare, Matti. Matti fammi sognare. Guarda che non hai l'advisor giusto. Guarda che non hai... Matti, non hai l'advisor giusto. Matti, l'advisor. Mi sorprende che è totalmente impreparato, cioè non ha neanche aveva le truppe preparate. E l'unico nemico possibile ovviamente era lui, cioè era Delhi, quindi mi sorprende un po' questo atteggiamento che è un preventivo. Ma cazzo che gli è morto il generale, figa. Più che discorso di truppe preparate è un discorso del fatto che quando entra in guerra... Adesso buttalo giù in montagna. Non lo butti giù. Deve andare sotto. No, mi sa che spera di essere attaccato. Ma secondo me deve farlo la svelta. Cioè, il numero delle truppe in campo è importante, eh? Ci sono quasi 100.000 uomini in più per quanto riguarda... Però lì c'è Zulu anche di mezzo, eh. Non so se non è. Ma Zulu è in guerra con Zulu è in guerra col Mamelucco. Cioè non può fare nulla Zulu. No, ma diceva del conteggio dei numeri. In realtà sono di più di differenza. Più di vari 136.000 uomini deployati. Sì. Questa è un baratro. Matti! Stai per essere invaso! 50.000 uomini di differenza tra una cosa e un'altra. 4-10 contro 2-50. Io sarei curioso sempre di vedere le truppe del Jin. Se magari fa la mossa. Perché qua secondo me la guerra non è fattibile. Ha perso pure la linea di difesa sulle montagne. Secondo me non la fa la mossa. L'unica cosa alla quale può ambire è una svista da parte di Olok che separi gli eserciti, ma Olok non sbaglia questo genere di cose. Mi sa di no. Diciamo che stare fermo... Ma guarda che lui non ci viene mica a quetta, eh. Ho detto, secondo me aspetta. Questo va a Chabagarra, ma è normale, scusami, ma non ci viene a combattere lì.
Io inizierei già a portare delle truppe, uno stack di ingaggio a Zarani nella zona di Bam. Inizierei a portarlo. Potrebbe utilizzare un piccolo, proprio una piccola divisione di uomini per prendere i forti a nord che Delhi non sta proteggendo. Di piccola divisione, par di palle, cioè piccola divisione, ci devi mandare un esercito e ci devi investire del manpower. Il grosso problema è che è una cosa che abbiamo fatto notare già da un paio di live fa, è la grossa differenza del manpower tra quella che adesso è Delhi e la Persia, oltre al numero di reggimenti schierabili, ma poi il manpower qua adesso appena finirà vedremo. E stanno entrando Diam e Redsting, penso colonia. Redsting era già colonia, quindi credo sia crashata, e stessa cosa Diam perché è Russia. Ah no, è vero, Diam è Russia. Mi confondo sempre tra Diam e il giocatore della Francia. Non so perché. Il baratro economico come è tra le due? Ma tra allora, Persia, se c'è un problema che la Persia non ha è quello economico. Per quanto sia un'economia inferiore rispetto a quella di Delhi. Secondo me qua è proprio un discorso militare. Cioè, è proprio... Cioè, Persia adesso comunque guadagna 25 ducati, Delhi ne perde, però è in una posizione di vantaggio nella guerra e ne perde pochi, quindi... Il vero problema di Kurt... e anche di Matti indirettamente, è che secondo me Kurt in questa sessione muore. E ti dirò anche come morirà. Verrà indebolito tantissimo dal mamelucco e poi ci sarà Pibby che sbarcherà. Io mi sento lo sbarco di Pibby, me lo sento. Mi vai a controllare poi dopo Pibby se sta facendo trasportini, cose. Perché... Sì, va bene. O la colonia di Pibby. Pibby ha una colonia? No, che colonia d'Australia non è colonia di Pibby? No, è Giappone. Eh già, è Giappone. Khal Drogo. Io me lo sento questa cosa qua, eh. E Pibby al momento ha 22 trasportini che sono tutti lì al Comorin Cape di fianco allo Sri Lanka sotto il Vijayanagar. Io però, Matti, qualcuna quetta l'avrei tenuto per sicurezza, eh. Ha tenuto lo stack da 51 sopra. No, lo sto spostando. Ora lo fa scendere. Lo sto spostando. Non avrei portato tutto a Bam, perché se lui poi ti passa da lì diventa difficile. Guarda qua Matti che recluta. Vabbè, fa bene. Quant'è il suo force limit? 250. Basso. 58 per la precisione. 410 ne ha fuori, l'indiano. Eh sì, sono un botto. Sono veramente un botto per essere al 1568. Intanto conti in guerra. Conti in guerra con chi? Contro il mamelucco. Ah no, perché è entrato insieme a Zulu. C'è anche la Svezia in guerra. La Svezia è ancora con la Prussia. Di Zulu non riuscirà mai. Ma se concedi anche questo forte sei fottuto, Mattia.
No, lo concede, lo concede questo. Sì, sì, punta a difendere Bam. Perché quello è un forte fondamentalmente in un posto sbagliato. Quale? Quello a Chabahar. Sì. Fosse stato a Kuistan, la provincia sopra, montagna. Ma anche no, cioè nel senso, perché Kuistan comunque te lo protegge Bam. Il vero problema è stato perdere la linea di Kalat e fondamentalmente non avere le truppe lì. Attenzione, ingaggia Matti. Rischioso questo ingaggio, eh? No, questa è follia. No, gliel'ha girato in faccia. Ma qua il timing è tutto. Intanto Prussia purtroppo Matti, Matti nella micro è sempre molto lento a leggere le situazioni. Russia che forza su Svezia, perché la Russia ha appena dichiarato guerra alla Svezia. Dai che. Il deserto non mi sembra che dia malus in offensiva, attenzione, vero? Attenzione, perché c'è uno scontro infinito con i mamelucchi qua, eh. C'è uno scontro enorme, c'è tutto l'esercito mamelucco. Se questi 40.000 riescono ad arrivare... No. La risposta è no. No, ritira. Kurt ritira, ma sai che con 40.000 uomini in più questa qua la vinceva anche? Dipende tutto dal fatto se gli fossero arrivati o meno in tempo. Non vuole rischiare. No, probabilmente se li ha tirati indietro perché non arrivavano in tempo. Mi rifiuto no, di credere. No, è perché Kismayo è scorciata. Non sarebbero mai arrivati in tempo. Ah. Bravo, lo Zulu da quando è forte militarmente, lo Zulu è, ragazzi, è la Prussia messa in Africa. Oh, ma oddio, qua Matti si fa di un male, ma si fa di un male, si fa di un male. Qua rischia di allora i 27.000 potrebbero essere intercettati dai 74.000 Kaban. Scorciala questa, Matti, scorcia il Kishtan. Fatto che andrà a fare questa battaglia, che secondo me perderà, e così perderà anche la fortezza di Bam. Io penso... sì. Beh no, lì potrebbe non committare, potrebbe accorgersi e guardate, 135 mamma di disciplina mia. Ma si sciolgono come neve al sole. Esplosa la linea di 5-3 di morale, gli hanno fatto malissimo. Allora. La Prussia si è presa tutta la Danimarca tranne le isole, fondamentalmente. Per chi infatti Matti ritira, giustamente. Mossa corretta ritirarsi. Eh beh, sì, certo. L'hai scorciato il Kishtan? Perché non l'hai scorciato che è montagna e li potevi committare, cazzo? Attenzione! Che cosa? Japanese Conquest of, non chiedetemi la provincia, Giappone su Ayutthaya. Giappone su Ayutthaya? Col attenzione. Jin che entra. Attenzione, okay, attenzione. Il Jin è già uscito. E perché GP? È entrato per non rompere l'alleanza... Cioè per non... Difenditi la mamma, Matti. Come sono messe le flotte? Dipende tutto su quello. Ok, bravo, ha scorciato il Kokistan. Beh, non che serva molto, però. Ma a livello di flotte... Bam, scorciata anche Bam. Aiuta gli complimenti a livello di flotte. Vabbè, quello 40 heavy, 127 galee.
Allora, chiamami gli ingaggi di Ayutthaya, eh. Uno mi rimanga sullo scenario di Ayutthaya, sì, perché adesso sto guardando Matti. Io. Appena capisco dov'è la provincia. Qui comunque posso dire che Olok dovrebbe andare a buttargli giù anche Ghazni. Perché la Persia è grande e farebbe molto... Tanto non è scorciata Ghazni tra le tante altre cose. E qua si gioca la battaglia sul forte di Bam. Devi avere il coraggio però di committare questo ingaggio, perché se non committi a Bam, non so, cioè, tanto vale dare l'unconditional. Infatti attacca. Ragazzi, poi diciamo che persa Bam, e c'è solo Darab, però diventa... Sì, diciamo che ancora potrebbe non essere l'ultimo forte, perché potrebbe ancora ritirarsi. Svezia, ragazzi, non rimane molto, anche perché adesso c'è sopra la Russia. Ma l'advisor l'ha preso? Spero per lui di sì. Sì. Ok. Mamma mia, come neve al sole, ragazzi. Come neve al sole, tardivo. Tardi qua i rinforzi, Matti. Cioè, guardate cosa sta macinando. Guardate cosa sta macinando. Attenzione, entra con tutto. Attenzione, ha vinto Matti con solida. Consolida. Non buttare dentro tutto, però. Stack wipe. No. Sono entrati gli altri. Attenzione. Qui rafforzando tutto subito, ho sbagliato. Eh sì. E lì l'ha salvato la disciplina comunque. Nello scontro di prima l'ha salvato la disciplina. Però infligge un sacco di perdite. Il problema è il morale dei rinforzi, Il problema è il morale dei rinforzi, sta a 1,16, 4,20 invece, no, ma non ha speranze la Persia. No. Massacrato. Come è messo il manpower di Delhi? No, vabbè, ma il manpower... 123.000 per Delhi, e comunque ne ha perso tanto, è al 50% del manpower. Ne guadagna anche 6.500, c'è da dire. Servono più uomini per la Persia, servono più uomini. Cioè, Matti, ti rendi conto che stai perdendo una guerra? Non sta committando. Cioè, giustamente Delhi perde 108 ducati, perché questa guerra che l'ha tirata la vuole vincere. A me sembra che Matti qui non stia committando come deve. Cioè, c'è in gioco forse la sua sopravvivenza. Beh, la sua sopravvivenza no, perché perderebbe il Gujarat, sì, sicuramente, la linea difensiva dei forti. No, è vero, vero, però questo è il primo passo, cioè, capisci? Sì, ovviamente. Vedi, Forse spera, parlando col Jin, non si vuole compromettere, perché intanto pensa Kurt ha preso il cazzo ancora, Scusate la volgarità, ma non c'è un modo più soft per dire quello che ha preso Kurt adesso. Come va dall'altra parte? Ma guarda, c'è un ingaggio adesso che non ti volevo neanche dire, perché non ha senso, semplicemente una Independent Army trasportata lì dove ci sono le spezie, eccetera, ma... 40.000 però con un signor 3 stelle, Bisogna vedere la qualità, c'è molta differenza di qualità, potrebbe anche vincerla, Nonostante infatti la vince.
La vince quel generale perché non hanno morale. Il Giappone no. Ma scusami, L'hai preso in quel... vedi, parli sempre per niente, Berna. Guarda il generale, guarda la differenza qualitativa. Sì, gli bastava visto, il 40% del morale a quell'esercito lì per vincere lo scontro. Cioè... In tutte queste guerre asiatiche, il Jin è rimasto fuori da tutte. Questa è anche una considerazione da fare, perché il Jin è un player che adesso bisogna che andrà su uno tra questi, o sulla Persia, ma ci ha alleato, quindi avrebbe la Truss, o sulla Yutaya, però vedo che tutte le truppe torna a Pechino. Sì. Anche il Jin bisognerà capire cosa farà. Beh, torna a Pechino anche perché credo che sia una delle poche zone dove può tenere le truppe senza troppi problemi, eh? Non penso che la flotta di Jin sia capace di competere con quella del Giappone. Ah, scusami, dov'è Wulkungruba? In Australia. È la provincia di Ayutthaya in Australia. Non la riprendi mai. Wattma. È sto Giappone che mi aspettavo un po' più di navi. Matti è senza manpower. Non ha ancora preso debiti. Sì, ma Matti ha fatto un grosso errore, secondo me. Ed è stato quello di reclutare reggimenti convenzionali e non mercenari. Perché adesso a zero di manpower lievitano i costi e tu non fai replenishment. Cioè, fai veramente fatica a fare replenishment. Quel 40.000 come fondo di bottiglia io me lo sarei tenuto per un... Non è una situazione sicuramente facile. In Europa, ragazzi, c'è la Russia sulla Svezia e basta al momento. L'Italia è lì. Attenzione, perché qua Kurt ci lascia le penne. Qua Kurt ci lascia le penne. Kurt che potrebbe essere salvato solamente dal conte. Conte al momento è al Cairo. Beh, oddio, buttasse male il mameluco potrebbe anche concedere. Quanti debiti ha il mameluco? 19. Il mameluco perde 83 ducati al mese. Può arrivare a 48 debiti, ne ha 19. Oddio. Oddio. La potrebbe fare per il rotto della cuffia. Attenzione, c'è un ingaggio in montagna da parte di Kurt. Tanto c'è un ingaggio in Persia. Attenzione perché l'ha fatta Kurt, ha fatto la mossa. Ingaggio in Persia. Sembra più combattuta, grazie anche al meno 2 delle montagne. Ma no. Servono i numeri, ma non ce li ha Matti. Dai, scorciata. Non l'ha scorciata. Niente. E infatti sì. Tira. Lì mi spiace dirlo, ma tanto ha perso l'ingaggio Kurt, si è ritirato. Ma in Europa in realtà non è che tutto tace, perché si sono Russia e Prussia si stanno spartendo la Svezia e Conte è in guerra con col Mameluco. L'Italia penso che a questo punto continui su Songhai, quindi in realtà o su Francia, cioè l'Italia può fare un po' quello che vuole. Mamma mia, Matti. Diciamo che il Songhai potrebbe fare una mossa particolare, che è quella di ritirarsi totalmente
dal Marocco, lì del Nord Africa, andare sul Sud Sahara, fare l'accordo con l'Italia e dire basta, io non salgo più, e poi andare su Zulu. Non so quanto ti duri. E io se fossi l'Italia ti direi ok, va bene, quando poi dopo lui va su Zulu io ti attacco da sopra. Esatto. Perché Lupo mi sa che ci saluterà intanto. Beh, poverino, sì, che cosa può fare? Anche perché io se fossi l'Italia io me ne sbatto il cazzo di Tunisi, io vado giù nelle miniere d'oro del Songhai, vaffan bagno. Mi faccio tutti i vassalletti del piacere, dell'amore effimero. Faccio le trade company. Giusto. Cioè, sì. Cazzo me ne frega di Tunisi, soggettivamente, eh. Attenzione, la famosa mossa Panino, non capisco perché Kurt continui ad ingaggiare in questa montagna. Gli piace. Madonna, che povertà con gli advisor di livello 1, ragazzi, nel 1570. No, dai, Kurt. Questa volta no. Caro Matti, adesso non lo fermi più. Adesso non lo fermi più. Dovevi committare prima, quando avevi dalla tua la possibilità di estendere il numero di debiti e di contrastarlo su territori chiave, perché adesso inizia l'invasione proprio del nodo della Persia e lì sono dolori. Guarda, io per non saperne leggere né scrivere, alle attuali condizioni, a meno che non c'è una promessa di attacco, che secondo me non c'è da parte di nessuno, perché la Russia sta facendo altro, tanto vale dargli l'unconditional, cioè. Ma perde comunque poco, la Persia a livello economico. Però, ma perché dargliela tutto? Cioè, aspetta, l'altro sa che sta perdendo più soldi. Tu ancora non hai fatto neanche un debito, dici lo tengo più tempo in guerra possibile, sì. E così ci metti di più anche a riprendersi. No, d'accordo, sì, ma può prendere 141 debiti da 1001 ed è a 7 debiti Delhi, cioè nel senso. No, capisci, vabbè. Che ma qui Delhi non la ferma più nessuno. Capisci che... no, ma va, ma l'unica possibilità, poi anche lì, era veramente committare pesante all'inizio e provare a contrastarlo lì, facendogli perdere subito un sacco di uomini, perché adesso è a zero di manpower anche Delhi. Ma cioè, perdendo 33 ducati al mese, ragazzi, a 141 debiti da 1000, hai voglia di mandarlo in bancarotta? Cioè, fai prima davvero ad andare in pensione? Cioè, vendi il dittatore in pensione? Eufemismo. Pensione. No, comunque il conte non sembra che voglia andare tanto giù. Si è fermato. Non si sa che cazzo stia facendo Kurt. Kurt sta aspettando. Un conte che non arriva. Sta aspettando una bancarotta che ci metterà tantissimo ad arrivare, anzi non è detto che non ci vada prima Zulu in bancarotta, perché Zulu può prendere 59 debiti ed è a 14, non siamo lì, la guerra, no, dei oddio, poveri. No, è peggio il mamelucco, 19 ne può prendere 3. Vabbè, ho capito, il bue che dà del cornuto all'asino, nel senso. Sì, sì, però c'è da dire che adesso il Mamelux è anche bello pieno di ribelli. Un'austra che scende, quindi quei debiti si abbasseranno notevolmente. Sì, vero, dolce Remibbi, ma non gli basta. Non gli basta quella tattica lì. Perché? Perché hai concesso questo forte in montagna e devi andare a prenderti... devi andare a prenderti un tile dove puoi committare. Lì fai fatica. Lì fai fatica, perché poi lui non guadagna, cioè guadagnasse soldi Zulu, dici vabbè, mi sta bene anche questa situazione, lui li perde o li guadagno, ma guadagni pochissimo manpower, perdi soldi,
anzi, manpower non ne guadagni perché perdi manpower di attrito. Boh. Complimenti ad aiutagliare nel mentre. Cosa è successo? Oh, attenzione, scontro in Persia. Il canto del cigno. Il buon Pibby non ha ancora capito che a parità di numeri prende le botte malamente. Tutto dentro. Ma... qua i numeri, i numeri hanno fatto, han fatto tanto, e anche la qualità, ragazzi. Cioè... gli mancavano 80.000 in più almeno a, a Persia. Niente. Niente. Chi, io non so chi la possa fermare, Deli. Un'alleanza Jin-Giappone. Ma ti prenditi i mercenari, fai qualcosa. Cioè... alleanza Jin-Giappone? E allora attacca Yutaya. Sì. Secondo me dovrebbe farlo. Ma secondo me doveva attaccare Deli. Ma non l'ha fatto, ormai è passato troppo tempo e Jin sta facendo un gioco troppo statico e sta facendo passare a Yutaya. Jin secondo me arriverà a un certo punto dove lo stacco a livello qualitativo tra lui e gli altri sarà talmente marcato che non importa quanti soldi possa fare, prenderà il cazzo su qualche tile di montagna bruciandosi tutto il manpower. Più che altro, cazzo, sei full manpower. Secondo me sarebbe un'ottima occasione. Il problema è che questa cosa la devi dovevi fare prima, perché adesso, insomma, Delhi è al 34% e abbiamo capito che la Persia non è in grado di tenere l'avanzata. Quindi, cioè, Matti... sì, ci sarà da dire che comunque la Persia avrà una ripresa velocissima perché non è anche preso un debito. Quindi sì, magari si punta... debito, ma non magari si punta, però la guerra ti faccio notare un dato, ok? Che Delhi fa più del doppio degli uomini di replenishment al mese rispetto alla Persia. Quindi chi se ne frega dell'economia... Delhi recupererà full manpower tre volte più velocemente rispetto alla Persia. Perché Delhi adesso è in positivo, E infatti c'è la pace. Infatti c'è la pace. Ha fatto la pace che immaginavo. Si è preso il Gujarat, le zone difensive sulle montagne. Quello che. Grazie al cazzo, dici poco. Dici poco. No, ti sei fatto l'Hindustan, ti sei fatto il confine ideale a livello difensivo. Questa è stata una guerra magistrale, giocata in modo perfetto da un giocatore che ha fatto una nazione perfetta. Non ha fatto un errore da inizio game, Oloch. Vero. E adesso auguri. Ha vinto la partita, secondo me. Comunque, discorso a Yutaya, Eternal Fury non me lo ricordo tantissimo come giocatore, però secondo me pecca un attimino a livello navale. Perché si è fatto fare degli sbarchettini nelle isole. Io me lo ricordo bene invece Eternal Fury, perché nella Royal dove ho giocato la Castiglia, lui era il Songhai, e dopo che ho battuto il Marocco e dopo che l'ho pestato, continuava a rompere i coglioni, non demorde. Mi piace quello spirito lì, mi piace. Perché non mollare così... A me non dispiace Eternal Fury, è migliorato tantissimo da quando ho iniziato a giocare. No, ma io parlavo puramente a livello... Ma qua che cazzo sta facendo il wet cock qui? Che cazzo fai? Stai lì a morire, dai, che palle però, ragazzi, su, smuovete un po' le acque. Parlavo a livello navale, io, perché si è fatto fare degli sbarchettini che... non hanno molto senso. Attenzione, Mamelucco sta per andare in bancarotta. GP. Tanto escono le GP. Attenzione. Italia in guerra? Sì, contro la Savoia, Svizzera e Ulm. Quindi...
Una guerra del cazzetto proprio. Possiamo dire pausa per fare le GP? Scusami, c'è Gavs che non è giocatore? No, è era giocatore. Sì, infatti è giocatore, è Florida. Ah, è in colonia. Ah, allora sì, è comprensibile perché mettono in pausa, ci sta. E appena toglie la pausa, Kurt perde l'ingaggio, ma Woodblack la guerra. Pallo. Io sarei veramente curioso di vedere la Russia però fare una guerra, perché a me sembra un gigante di carta. Cioè, a me sembra un gigante di carta. Oddio, gigante di carta. I suoi soldi li fa. Va bene. 60 di total income. Gli manca un po' di land force limit, ma perché con la Siberian Frontier là è tutto 1-1-1. Io attenderei di vedere che cosa vuole fare Jin. Perché se Jin va su Ayutthaya, io una bottarella gliela darei. Tanto in Europa, amici, fin tanto che c'hai la Persia che ha zero di manpower e non può fare niente. A meno che non abbia paura del conte. Perché il conte è stato umiliato dalla Russia nello scorso episodio. Guerra che non è stata combattuta perché ha concesso l'humiliation subito. Però è stato umiliato. Perché qua c'è una sostanziale differenza comunque tra alcuni giocatori che stanno giocando, tra virgolette, single player, nel senso puntando su se stessi per arrivare al massimo e cercare di vincere, ma con le città contese che valgono 100 punti e i punti derivanti anche dalle guerre fatte, sai. Io... Vediamo le GP. Io il cazzo in testa a Jin glielo vorrei appoggiare, onestamente. Picchiettarlo nel terreno così. Ton 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 ton. Italia seconda GP. Terza Russia. Quarto Jin. Quinta Persia. Sesta Ayutthaya. Il Giappone non è GP? Non ci voglio chiedere. E bye bye. Solo se GP? Cioè, il Giappone non è GP? Per carità, le caratteristiche della GP il Giappone non credo proprio le riesca a tirar fuori, però... Scusami Berna, ma tu mi spieghi con che criterio decidono le GP? Guardano che a me piacerebbe avere un algoritmo di decisione delle GP per renderlo pubblico e far capire anche a chi ci guarda esattamente quali sono i parametri che vengono valutati. Land force limit, l'economia, ovvero il total income, certo. E oddio, l'altra non me la ricordo, dico la verità. Quindi non lo sai, ok. Chi è che ha parlato che sembrava dal fondo di una bottiglia? E due su tre non saperlo, Berna. Non è che tu a un esame di guida puoi dire ok, so quando mettere la freccia, so quando frenare, ma non so mettere le marce. Cioè, non sai guidare, capisci? È arrivato l'esaminatore, c'è Matti. Matti, buonasera, ragazzi. Ciao, Matti. Mutati un attimo, Berna, Cristo. Allora. Sono venuto qua a farmi flagellare dal pubblico. Allora, no, ti flagello prima io. Prima io perché secondo me hai condotto una guerra pessima. Pessima.
No, fammi finire e poi hai diritto di replica e puoi dire quello che vuoi. Allora, io penso che in una guerra dove parti già in svantaggio netto a livello numerico di un 100.000 uomini, più di 100.000 uomini perché erano conteggiati anche quelli del Kurt che è lì in Africa, che adesso ha preso il cazzo per mezz'ora ma ha ottenuto praticamente tutto grazie alla mossa del conte, il sudicio. Secondo me tu non hai reclutato a dovere. Perché non c'è manpower. Ho capito, ma pigliati dei mercenari, pigliati. Tutto il professionalismo. Cioè quello. Ho capito, ma così ti sei bruciato tutto il Gujarat. E Delhi fa 6.000 al mese, cioè fa tre volte il tuo manpower. Tu non avrai mai il manpower necessario per affrontare quella guerra, capisci? Cioè, se concedi pure le posizioni difensive, ok? Allora, ci può stare, passi il fatto che avevi l'esercito dall'altra parte. Quindi Kalat la perdi, perché il Gujarat è indifendibile. Diciamo che cosa puoi difendere? Puoi difendere Kalat, Quetta, quelle province lì. Passi che Kalat ti va giù, perché ora che porti lì le truppe, ora che recluti... Ma cazzo, ma già quando è andata giù Kalat, lì dovevi tirar fuori molta più roba. Chi se ne frega del professionalismo? Cioè adesso, onestamente, col tuo professionalismo cosa ci fai? Muoio, però comunque so che ci sono altre persone che possono andare addosso in futuro, quello... Io ti voglio bene. Perché dopo... Non voglio essere cattivo con te, però ti frusterei in questo momento con un flagellino proprio. Onestamente, penso di poter ancora sopravvivere se mi bruciavo tutto quel professionalismo. Cioè, tu mi stai dicendo che la tua sopravvivenza adesso te la dà il professionalismo? Secondo me è una cosa importante. In caldo non so bene come funzioni e tirarlo su faccio fatica. No, scusa, no, Matti, aspetta. Cioè, non sai bene come funziona? Ok, e questo ci può stare. Però come fai a dare così tanta importanza ad un qualcosa che non conosci bene o che comunque non capisci alla perfezione? Io ne conosco, perché era una guerra questa qua che... Perché ti dico, prima cliccavi e te ne scendeva 5 subito, adesso te ne... Sì, è progressivo. A quanto pare uno l'anno. Sì. Esatto. Certo, e questa qua è una guerra che secondo me è difficile da... E quindi per la prossima tiro il tutto per tutto. Perché c'ho anche sopra la Russia, visto che mi ha messo rivale, avevo paura che mi inculasse subito. E quindi ho detto, aspetto... È stato quello. Poi ti dico, adesso sono ancora un po' preso, quindi non mi riesco a esprimere molto bene. No, tra. Allora, se avete domande. Quello che ho detto, se mi attacca subito qualcuno. Allora, dalla chat mi scrivono. E Berna, 120.000 di aiutai hanno preso il cazzo da 40.000 giapponesi. Cioè, sembra una live di Amurant quando lecca i microfoni. Scusami Matti, dicevi? No, vai tranquillo. No, ho detto, perché mentre della guerra, visto che ho messo subito rivale la Russia, ho detto, se poi devo fare una guerra anche dall'altra parte che mi ganca, quell'altra, preferivo avere roba da parte. Tutto quello. Quel momento. Perché sta qua contro Olok, visto che già mi aveva preso quasi tutto, era poco vincibile. Però... Diciamo che allora nel lungo periodo probabilmente non la vincevi. Però è anche vero che se Delhi arriva a doversi committare, arriva a esaurire il manpower, cosa che comunque va bene, in questa guerra si sono esauriti tutti e due i manpower, è un attimo farlo fuori il manpower, magari diventa più, come dire... appetibile per qualcun altro andare ad indebolire le posizioni di Delhi. Ma il problema è che sapevo che nessuno adesso ci poteva andare, quindi
Posso fare una domanda? Però sai la percezione di una nazione che entra come un coltello caldo nel burro e la percezione di una nazione che si schianta, che fa fatica, che deve ricorrere al tempo, al fatto che comunque è un'economia maggiore, quell'altro si logora di più, cambia. Poi ha tutto di più lui. Cioè, non quello il discorso, cioè, ha tutto di più. Cioè, lascia stare la qualità dell'esercito, è quella, c'è un superiore io. Però, cioè, pur andando a mercenari, alla lunga, la vinceva lui. Perché ho più economia, più tutto. Più riassediato. È quello. Però io sai, se già tu vinci... molto male. Se già tu vinci uno scontro in montagna, no? Tipo, io qua onestamente la tattica Conte l'avrei fatta. Io su questi forti montagne, anche a Quetta, io per esempio ce lo farei, un fortino con una bella ramparts perennemente scorciato quando arrivi, diciamo, vicino al termine della tregua, quando manca un mesetto già vado lì, tic. Cioè, secondo me l'unica carta che ti puoi giocare quando hai la geografia dalla tua parte, ma sei inferiore da quel punto di vista lì, proprio a livello numerico, è quello. È cercare di logorargli il manpower il prima possibile. Poi sono perfettamente d'accordo con te, nel senso, avrei panicato anch'io, però anche prima Lord Richard si è fatto una domanda, no? E ha detto... ma possibile che non aveva gli uomini in quella zona lì? Cioè, tu non ti aspettavi minimamente un attacco da parte di Olok? Sinceramente non me lo aspettavo molto in quel momento. Ha avuto un evento. In quel momento lì no. Ha avuto un evento. Esatto, perché infatti è venuto su e ha detto l'evento, poi ha fatto il sondaggio, il 100% hanno votato attacca, ti attacca, quindi sei stato condannato dal pubblico. No, sì, vabbè, ma non è... ti avrebbe... no, vabbè, penso, ma allora, che ti avrebbe, ti dico, attaccato parto comunque. Parto dal presupposto, esatto, sì, io ti dico, stavo aspettando la seconda stack di cannoni, ok? E infatti ho fatto proprio quando ho fatto la guerra, perché stavo aspettando quella e dico, faccio la stack di cannoni e poi metto le truppe lì, perché con una stack di cannoni, cioè... poco niente, già con due comunque, lui con tre si è vista la differenza, tutto quello. Sì. I rapporti con il Jin, potevo metterlo al confine. Come stanno? Il rapporto col Jin è in teoria bene, perché sono loro due che si contendono, quindi, cioè, lui si è sposto Deli giustamente perché il Jin è dall'altra parte con l'aiutaio. Quindi si è sposto su di me, se no non l'avrebbe probabilmente fatto, perché Giovanni lo attaccava. Ti voglio fare una domanda adesso, no? Visto e considerato che hai avuto un feed tangibile sul campo di battaglia, e magari mi spieghi anche perché non stai facendo quello, ma magari è giusto come dici tu. Però io, nella mia ignoranza, no? In un momento come questo, in realtà l'avrei già fatto anche da prima, avrei dato priorità... ok, sacrificando magari parte dell'income, parte della proiezione di guadagno, per tappezzare tutto quanto di ste cazzo di barracks. Perché il vero problema... ma non ne faccio molto... cioè, sì, ma... allora, se te guardi... adesso... e questo qua privato, cioè io fa 300 e tutti lo sono. Un po' ne faccio molto proprio per zona. No, beh, sì, chiaro, è anche vero che fammi vedere. È anche vero che c'hai un sacco di zone dove, per dire, non è che hai un dev cost altissimo e però sei, cioè, non hai investito chissà quanti punti militari di dev. Poi io non ho idea di che ruler tu abbia avuto fino adesso, premetto questo. E ha avuto, cioè, un non po' so bassi, come ti è girata da quel punto di vista lì. Ok. Ah, un po' bassi, onestamente. Non, quello che ho avuto l'ho investito. Solo che devo sempre stare a capo, perché se qualcuno mi attacca posso subito teccare.
Infatti eravamo a pari. Sì, infatti hai teccato, sì, quello l'ho visto. E meno male che ti sei accorto di cambiare l'advisor. No, è che lo stavo rollando perché non ce l'avevo quello della disciplina, non mi usciva. Ah, ecco, svelato il mistero, ragazzi. Non aveva l'advisor della disciplina all'inizio, per quello avevo quell'altro. No, va bene. No, quando ho fatto qui ingaggi sì, ce l'avevo. Però è che ho dovuto rollare tanto. Ecco, ora, lasciando perdere un po' quella che è stata la guerra, che sennò poi dopo sembra accanimento, no? E no, vabbè, ma ragazzi, ditemi, non è che ci sta. No, io volevo chiederti se ci puoi spiegare, cioè io voglio un algoritmo, ok, voglio proprio scritto il metodo con il quale vengono calcolate le GP. Perché io e anche altre persone in chat tante volte non riusciamo a capire quali sono i parametri che vengono valutati. Perché sì, comunque, se non erro, nel regolamento c'è segnato, se non sbaglio. Ah, nel regolamento è segnato? Berna? Dovrebbe esserci segnato, sì. Verifica. Comunque, te lo dico io, è manpower, economia, land force limit, è un parere del GM. E il parere del GM in cos'è? Esatto, un'opinione del GM. Per un discorso di qualità, perché la qualità è difficilmente tangibile, quindi cos'è che guardi? Magari il professionalismo, quanta disciplina ha, perché puoi scrivere tutto. Un conto sono i dati oggettivi, certo, come no, sono d'accordo con te, però quello che io non riesco a spiegarmi è come il Giappone non sia stato dentro nelle GP. Lì ho fatto fare agli altri ragazzi in Observer, a Fabio, a Gabs e Furio. A pare che io ero in guerra, quindi... Sì, no, tu eri in guerra, certo. No, e vedi, tante volte io non riesco a capire perché... cioè, secondo me, ecco, vedi, una cosa del genere andrebbe... Questo magari è un qualcosa sul quale potremo magari discutere a termine della Royal, perché poi, ragazzi, puntata dopo puntata, quando emerge qualche lacuna, quando emerge qualche errore, si discute, si trova sempre una soluzione che magari è più efficace rispetto a quella di prima, eh. Capitato tante volte. E, no, capire se si riesce ad avere un parametro fisso, ecco, sul quale potersi... Io, onestamente, quando è stata chiamata la call per le GM, ho detto, sono curioso di vedere adesso il Giappone come ha scalato all'interno delle Great Power. E poi non c'era neanche addirittura. Posso capire, per esempio, Russia Jindeli, va bene, a occhi chiusi, no, non vado neanche... Però, onestamente, Posso dire anche che, come ha detto Matte adesso, sono state fatte le GP dagli altri GM della partita. Certo, certo. Cioè, no, ma infatti... No, fammi finire un attimo, segui il ragionamento. Capisco che il Giappone non sia tutto sto granché di nazione e da solo, preso sicuramente, però con le colonie è tanta roba. E due colonie del Giappone sono proprio gli altri due GM. Cioè, se andiamo a vedere... Non penso che l'abbiano messo perché sia in colonia. Cioè. Io un GM esterno lo lascerei a prescindere. Non li farei giocare tutti e due, soprattutto sotto la stessa Berna, nazione. Quello vuol dire tutto e non vuol dire niente, nel senso che comunque non è che è stata una mancanza dei GM, non è che i GM non sono riusciti a fare le GP. Cioè, il problema secondo me sta proprio... nel migliorare quell'algoritmo di valutazione, perché se io prendo per esempio il punteggio per categoria, no? Che sicuramente non va a calcolare quello che è quella che è stata quest'ora e mezzo di gioco, perché quello che state vedendo adesso è il punteggio di categoria della scorsa puntata, ok? Ma vedo che tra le prime 5 ci sono Bengal, Russia, Gina, Utah e Giappone, poi Mamelucchi, Songhai e la Toscana sta lì, nel senso. Mi viene veramente difficile pensare che tra le prime 6 non ci sia il Giappone. Cioè, perché è quello che mi domando io, va bene tutti i valori, ma se questo sta scalando in questo modo nel punteggio, ok? Mi pongo la domanda... che secondo me
andrebbe un attimino rivista questa cosa qua, perché sennò uno a questo punto, se ha la possibilità di scalare in questo modo, o comunque di prendere e conquistarsi le Americhe e di rimanere comunque fuori, è insomma, a livello di balance è un po'. No, ma ci sta ciò che dice. Sta ciò che dice. Per questo volevo chiedertelo, perché io non so come sono i parametri. Io ti dico quello che vedo. Sì, è capitato, diciamo che quello dovrebbe essere conteggiato, diciamo, cioè conteggiato. Anche la potenza relativa dalle colonie. E mi sentite che sì, la connessione sì. Così. Ho detto che teoricamente quello dovrebbe essere anche conteggiato, comunque la potenza con le colonie, così va, diciamo. Beh, come c'ho gli altri due, che adesso il discorso è che il ledger è aperto, quindi possono vedere i valori, certo. Eccetera. Beh, ci mancherebbe giocando, altro che con i GM giocatori c'è il ledger loro. Chiuso. Cioè, GM giocatori sì, no. Con ledger chiuso, non so, pescano tipo le urne della Champions League. Cosa pensa la chat? Accuse del Berna? No, cazzo, ho fatto il Berna? No, che dicevano che ho detto che i GM sotto il Giappone abbiano ladrato. Io non ho detto questo, io ho detto che per correttezza non farei fare ai due GM due colonie della stessa nazione. È una cosa diversa, ragazzi. In modo che così uno rimanga sempre esterno. Attenzione, quello non voglio che poi dopo passi il messaggio sbagliato. Io ho piena fiducia nelle persone che fanno i GM nei miei eventi. Non è quello il problema. Il punto qual è? Il punto è che secondo me è da migliorare il sistema con il quale vengono giudicati, non chi li giudica, perché poi chi li giudica si adatta a quello che è il regolamento, capito? Cioè, quante volte capita che in gioco si palesa una situazione per la quale un giocatore viene favorito da quella regola, quell'altro viene sfavorito? Esempio, nel regolamento non c'è scritto che un giocatore si può rifiutare di contendere una carta vittoria, un territorio conteso. Però va da sé che se lo spirito della Royal Rumble è quello di competizione, si gioca per vincere, è giusto dal mio punto di vista. Tra l'altro ho fatto anche i complimenti ai GM, io ho sentito Furio che mi ha avvisato di guarda una precisazione, abbiamo deciso tra GM questa sanzione per la Prussia, e adesso non è perché ce l'ho con la Prussia. È stato segnalarmi lo Fair Observer, cioè per dire, quindi tutto quello. Io, poi ovviamente sulle GP così ci sta ciò che dici, chiaro, cioè nel senso, cioè, il GM non è che favorisce uno, favorisce quell'altro, il GM agisce in base a quello che è il regolamento, quindi è normale. Ma io infatti non ho detto che favoriscano, attenzione. Io ho detto che, per correttezza verso i player, uno lo terrei esterno, comunque non entrambi sotto la stessa nazione principale, diciamo. Tutto qua. No, ma il punto però qual è, no? Vi faccio un esempio. Il numero delle forze in campo, no? Che può essere un valore determinante, è un valore relativo dal mio punto di vista. Perché? Perché se voi prendete, che cavolo ne so, il Brunei, ok, o il Portogallo che ti tira fuori 300.000 uomini, 100.000 uomini della Prussia valgono 300.000 di quello, capito? È quello che non lì. è quello che non mi torna. L'abbiamo visto, ragazzi, cioè adesso io non ho, è stata una segnalazione del Berno, noi non abbiamo visto quello scontro. Però quanti erano quelli di Ayutthaya? 140.000? 120 contro 40.000 giapponesi. E sono stati disintegrati. Ah, sì. Aspetta, adesso mi ha detto che voleva salire Black, che almeno sì, facciamolo salire. Va bene. Qui scende sotto. Comunque ero passato qua a salutarvi. Bella Matti. E fai ste cazzo di Soldiers Household. A farmi fustigare. No, fai ste cazzo di cose. Tu c'hai bisogno di manpower. Devi raddoppiare almeno il numero di soldati che tiri fuori al mese, Matti. Dai cazzo, su.
Songhai contro Giappone aiutato da Gran Bretagna. Ciao, Songhai contro Giappone aiutato da Gran Bretagna. È coloniale questa. Eh sì, take Natsuka. Katsuka. Natsuka. Dov'è? È in Perù. Questa è la provincia della Colombia in Perù. Questa è una bella mossa. Provincia devo dire che finalmente il britannico, il Songhai, hanno messo da parte le loro diatribe per capire che hanno capito che qui se non cacciano il Giappone ci perdono entrambi. È l'enclave Loris. Lì, questa cimbotte. Qua rossa, sì, l'ho vista. No, è l'enclave azzurra. Cosa, Gigi? Credo sia il fatto che li abbia attaccati da dietro. Hanno trovato il momento, nel senso... No, no, c'è la pace bianca. Ah, ok, fino al 1600 il limite massimo di slot è 3. Gran Bretagna e Songhai non possono tirare in 2 perché con le colonie superano il limite di 3. C'è una violazione del regolamentos. Eh già. E qui Pibi che stava già festeggiando. Ai 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 ai, qualcuno qui si fa male. Beh, oddio, si fa male. Sì, Lion? No. Però mi sa che... No, il Songhai bisogna vedere, però quanto il Songhai committi lì. Il problema del Songhai è che esiste l'Italia. Non ha uomini nelle mainland. Esiste anche Italia. Zulu. Esiste anche Zulu che potrebbe decidere di infilargli il cock. Anche se. Non credo che Zulu sia in condizione al momento. Ma no, ma deve prendere i miei territori ancora. Oh, Blackwood. Buongiorno. No, beh, oddio, salve. Come con te, però, c'ha la tregua, Black. Sì, sì. Punto è, secondo me a Zulu a questo punto converrebbe innanzitutto sistemare questi ribelli che sono abbastanza molesti e poi dopo rifillare un po' quella pietà di 53.000 di manpower che secondo me la Svizzera ne ha uguale o di più. Quante ne ha la Svizzera, curiosità, eh? 23.500. Non è 23.500, dai. La Westfalia ne ha 50.000, per dire. Sì, stavo guardando, infatti, stavo guardando proprio la Westfalia. Vabbè, è un'azione che non è piccolissima in Europa, quindi immaginavo. No, il Songhai c'ha il problema che l'Italia tra 5 anni gli può entrare da dietro e fargli molto male. Tanto l'Europa è tutta... Vedi, però, questo qui però è un... È un errore grave perché poteva in qualche modo dichiarare una guerra separata. No, perché il Giappone è in guerra con la Jutaia. Vero. Ho scritto un altro messaggio abbastanza importante per i Gigi riguardo a Delhi. Che prima faceva 6.600 di manpower, se non sbaglio, ma con dei bonus che adesso non ha più e fa solo, tra virgolette, 3.800. Vabbè, non ti preoccupare. Io non so se aveva messo anche gli editti del manpower, perché potrebbe aver attivato gli editti del manpower durante la guerra. Ah, sì. Questo non è dato saperlo. Io sono curioso. Vedo spostamenti della Russia. Attenzione. No.
una fake news. No. Lo vorrei vedere questo di Amin. No, sì, contro... sì, ci sono. Secondo me Russia va su Mamelucco. No, povero Black. Oh, ma ha senso, cioè. Ma prendere cosa però? Perché a quel punto cosa fa a prendere Aleppo? Fa ingrossare la Georgia. Prendi Aleppo. Sì, Aleppo. Che schifo non fa. Con l'indebolimento, diciamo, della Persia. Qui la Russia chiuderanno tra loro quelle zone lì. Vediamo chi arriva primo. Chi? Beh, dipende anche dagli accordi che ci sono tra la Russia e il Conte. Magari non ci sono e adesso attacca il Conte. Cioè, magari. Io penso che... Il Conte non era GP, giusto? Il no, Conte... Sì, è GP. È GP. Il Conte non GP è un problema. C'è l'unica carta a questo punto che potrebbe dare una mano a Matti è Zulu. Ma in questa condizione... Questa condizione credo che sia la partita più brutta di Kurt che io abbia mai visto. Sì, ma Kurt non andrebbe a spendere il suo manpower, i suoi soldi a combattere in India, cioè. Anche perché già dipende, non c'è gli acqui. Dipende dalla tipologia del ritorno, cioè dipende, nel senso. Kurt è impegnato per il prossimo. Io penso che un po' di qualità in più alla Persia. Quei 100.000 uomini in più potrebbero fare la differenza. 100.000 uomini in più, la possibilità di spalmare il replenishment sul bacino, il bacino anche di un altro giocatore, ti aiuta. Il problema è che questo Zulu non è in grado di aiutarti, perché questo Zulu perde soldi, questo Zulu c'ha i malindi lì che sono i quattro gatti. Buonasera Kaido. Dolce Mimbi ha una domanda per Woodblack. Dica. Perché non hai ucciso Kurt quando potevi? Perché in realtà all'inizio c'era un tipo di accordo con Kurt. Dopo la situazione è cambiata drasticamente su in Europa, quindi ci sono stati casotti a destra e a sinistra. Quindi l'avevo lasciato in vita all'inizio, ma perché dovevamo essere in due. Scontro in Messico. Questo è uno scontro importante. Mi sa che lo vince il Songhai. Ah no, dipende il ma la Gran Bretagna che si è messa lì a fare attrito? Fa quello che può. Però sì, lo vinci. Dio. Sì. Arrivi in tempo, Colombia, tu? No. Vince il 26 gennaio. Sì, sì, vince il Songhai. Ma adesso... Vince Songhai. Ma la Gran Bretagna... Il Giappone che fa qualità lì. Si possono dare sussidi per regolamento, vero? O no? Alle proprie colonie sì, agli altri non credo. Perché sarebbe interessante per il britannico, non lo so, abbassare tutti il mantenimento. No, attenzione, leggi bene il regolamento, perché io penso che non sia vietato mandare sussidi o doni. Cioè... Doni non credo che sia vietato. Io intendo dire che secondo me il britannico dovrebbe finanziariamente pagare la guerra del Songhai. Ma tutta la vita. Vediamo un po' cosa è vietato. Ma il britannico in questo momento potrebbe fare delle trade war. Potrebbe fare trade war, che cazzo ne so, alla Svezia, potrebbe fare trade war. Adesso non so come sia messa la flotta dell'Italia, però... Fry. Non c'è scritto che sia vietato. No, anche perché ottimo, li usi. Strategicamente è una mossa interessante. Cioè, li usi. Bon, signori, io torno. No, ma infatti non penso proprio che siano bannati. Controllate, fate punto esclamativo Royal Rumble per vedere il regolamento.
lo sto guardando adesso. Ma io no, non sono, ciccioli. Non sono bannati. Il Giappone con Ayutthaya credo sinceramente che stia aspettando semplicemente i 30 anni, i 10 anni per prendersi lì Vulgu Rukaba. Sì, ma appena fa la pace, se lascia troppo tempo potrebbe attaccare il britannico con una guerra separata, gli dura la truce 5 anni. Ma la guerra con Ayutthaya sì, ma non 69. Guarda che qui il problema non è combattere contro due, qua il problema è proprio un discorso di dove stanno le truppe, perché il Giappone potrebbe tranquillamente con le colonie affrontare sia il Songhai che la Gran Bretagna. Rischio stack wipe del Giappone a Namning tra Ayutthaya e Jin. Gli ha fatto il giro dal Jin, ma Dai Pibi, fammi vibrare l'anima. Ha preso veramente tante botte. Ha perso un po' di qualità. I mari ce l'ha il Giappone, vero? No, in realtà l'Ayutthaya. Scusa, allora perché non va a prendersi il Casus Belli? Dov'è? Perché il Casus Belli è in Australia. Attenzione, attenzione perché qua Pibi qua gli fa male. Ecco, sì. O riesce a ritirarli lui o è stack wipe? Non ce la fa. Se continuano a fare sponda tra quelle due province non ce la fa. Non hai proprio il tempo materiale. Però non usa la marcia forzata, Stack wipe. Questa ottima. È una botta clamorosa, Sì. Sì, ma adesso in realtà non so quanto convenga al Songhai, perché quelle truppe messe giù lì, penso che il Giappone le recluti in Messico adesso, non... Attenzione perché c'è un ingaggio a Kiksak. No, le recluta in Giappone. Qua il 120 di disciplina del Songhai potrebbe salvarlo, Importanti quei 19.000. Arrivano il 25. Troppo tardi. Sì. Anche qui la marcia forzata non c'è. Colombia che è giocata da? Ma da notare poi dopo, allora, il Messico comunque porta la weed di cannoni quasi praticamente fullata, Perché Ivar si è chiamato Tony da Milano? Diventa molto difficile. Texas for the win. C'è la bet da riscuotere, è vero, c'è ancora la bet degli Persia. Oh, paghiamola. Che bet vogliamo? Cosa facciamo? Facciamo Songhai... Ema. Songhai Giappone. Mettiamo sconfitta del Giappone, perché magari entra il britannico più tardi, con la pace con l'Ayutthaya. E che vuol dire sconfitta del Giappone, scusa? Sconfitta del Giappone da parte delle, diciamo, questa collaborazione Songhai-Gran Bretagna, perché a prescindere il britannico... Capisci che io non è che posso fare una scommessa su qualcosa che... La supposizione. Capisci? No, esatto. Parte il fatto che quello che dici tu c'è un piccolo problema, ovvero che il Giappone tra 3 anni può fare pace con l'Ayutthaya se riesce a prendere un punto in più. Omar, eviterei quelle battute. Questa qua è una situazione critica comunque per il Songhai, ma il Songhai vorrei capire io, ma il cannoni ce li ha il Songhai? 7? 27, sì, ce li hai i cannoni. Oh,
Omar, te l'ho cancellato e basta, ma eviterei battute del genere, grazie. Ci vede che tipo di cannone intendi. Guarda che giungla, eh. Mi ricordo dal regolamento che i condottieri sono vietati, vero? Ma qui onestamente, cioè la Svezia è alleata del Mamelucco. Secondo me potrebbe giocarla, se butta male. Il russo stasera non ha connessione. Povero Diam. Vai Berna, vai in Russia, Berna, dai. No. Beh, tanto non è impegnato in grandi guerre. Sì, ma il Berna è in grado di far esplodere anche una nazione come la Russia di Diam in questo momento, quindi eviterei per il povero Diam. Ma Jin cosa sta facendo? Niente. Jin, secondo me, dovrebbe... Jin gli sta scappando la vittoria della Royal proprio, si sta escludendo Jin potrebbe tranquillamente aspettare di attaccare il Giappone o aiutaia. Ma io aiutaia, beh, però aiutaia non la vedo come una minaccia per la vittoria, però concordo. Però intanto ti espandi, anche perché comunque prima o poi contro Delic dovrei andare. Matti! Quanto dura la tregua col sudicio? No, Gin. 37, 10 anni ancora. 10 anni di respiro. Cioè, c'ha ancora 10 anni per recuperare 160. Ma perché non prova? Perché non prova ad andare a riprendersi il War Goal? Scusa, ce l'ha il potenziale navale per farlo? Antitrasporti a 24. Potrebbe. E obbligherebbe comunque il reclutamento di mercenari. Pochini. Adesso a meno heavy ship, eh? Comunque 24 sono comunque una rogna, perché se tu riesci a portare 24 in Australia, obblighi il Giappone a fare un stack di mercenari in Australia. Cioè, che a prescindere. Ha già. Ah, che ha già, ok. Io se proprio devo sbarcare, voglio sbarcare con uno stack intero, cioè... Perché ha fatto quella mossa pazza Eternal Fury, perché così si è andato a riprendere intanto i suoi territori lì nel Luzon, e invece in Centro America secondo me li si stanno picchiando. Sì. Proprio in questo momento è arrivato anche il Giappone adesso, eh. C'ha 23.000 uomini il Giappone lì. No, ma vince. No, qui... Sì, ma sì, possiamo controllare se la Gran Bretagna sta dando soldi al Songhai, perché non è possibile. Raga, ma c'è 0.1 in più di Military Tactics, ma soprattutto 6.9 di morale a 4.9, cioè. Senza contare poi che viene macinato malissimo il Songhai. No, non sta dando niente. Al massimo che non siano cash così, ma quello non te lo possiamo sapere lo dire. So. Quasi quasi. Cosa manca a Olok? Allora. Manca che deve arrivare fino alla punta del Vijayanagar. Perché tipo Kumari, che è proprio la punta del Vijayanagar, a Komorin Cape, gli serve. No, non solo quello. Sì, no, certo, anche altro, però
Mancano queste province qua che sono evidenziate col tratteggio. Io non capisco. Non capisco la partita di Giovanni. Un po' attendista, un po' troppo. Il temporeggiatore. Sì. Allora, torno dalla stanza del britannico ed è una follia. Io sono appena entrato, sentivo urle, cose. Il britannico gli ho chiesto finanziare economicamente il Songhai e lui ha risposto in maniera, diciamo, che non posso spiegare, dicendo: io sto finanziando chiunque voglia lanciare qualsiasi cosa sulla casa del Giappone. Beh, normale, ha perso le colonie. Il problema non è un discorso di soldi, il problema è che il Songhai non ne ha abbastanza qui, non ne ha abbastanza, gli servono più uomini, perché qualitativamente non gli fa. Taglia, invece di attaccare il mondo dovresti stare un attimo cheta, ma giusto un attimino, eh. Ti dirò di più, Shekil, se sono i trasportini olandesi, ancora meglio, che trasportano e fanno anche trade power. Shekil è il Canada. Sì, ragazzi, l'Austria ha finalmente annesso l'Ungheria, adesso sta andando da qualche parte per... mi si bugga e niente, mi si bugga, quindi non vi so dire chi abbia sotto l'Austria. Questa battaglia è interessante perché il cannone ha finito, il Giappone ha finito i cannoni e butta dentro, rinforza la prima linea. Questa la vince il Songhai, bel ribaltone, dai. Black Mambas. Ma scusami, ma i giapponesi... Ah, i giapponesi erano dentro lì. Sai che il Giappone comunque a livello di manpower... No, ne ha sempre 116.000. E calcolo che gli hanno fatti 150 di stack wipe, eh? Ma erano truppe regolari? Non lo so. Io cioè, devo... perché non lo so, non mi ricordo. Non credo, diciamo. Perché ho l'auricolare che... si sta scaricando. Più che altro il Giappone dovrebbe fare qualcosa anche contro Yutaya, perché al momento non può imporre la pace. Io in realtà non so quanto conviene continuare la guerra tra Yutaya e Giappone, perché appena lo Yutaya esce entra il britannico, penso. Quindi forse è meglio che continui la guerra. Appunto, cioè, sì, concettualmente sto dicendo, per il Giappone al fin fine, se non sta più combattendo contro la Yutaya, è meglio tenerla la guerra. Sì, lo so, però c'è anche da dire che ti blocca degli eserciti che, buttando di là, potresti fare un po' di differenza rispetto... Ma è però... Allora, il discorso è quante truppe il Giappone non sta portando in America, perché a questo punto considera che se lui smette il conflitto con la Yutaya... entra, penso, il britannico che porta le sue 60.000 truppe. Allora, anche il Giappone ha 43.000 uomini mercenari, gli Independent Army, che stanno sulle isole delle Spezie. L'Imperial Army che è in Giappone sono 40.000 uomini, poi 29.000 in questo momento in Messico, 23.000 in Corea più altri 17.000, 14.000 in difesa dell'Australia, e un altro stack da 23 mercenari in realtà ha coperto bene o male tutti i fronti, cioè... Sta di fatto che nel nuovo mondo ha neanche 60.000 uomini, tra una cosa un'altra.
primo debito per... No. Aiutaia è sbarcata ad Almeara? Sarebbe? È praticamente est del Brunei. Tidore? Tidore? Nelle Spice sì, Island. Lì. Sì, sì, lì è sbarcata da un po', Aiutaia. Attenzione, c'è l'ingaggio, 115.000 di Aiutaia. Dove? A Manila. Manila, contro 43.000 giapponesi dell'Independent Army. Ma sai che PB mi sta piacendo un sacco, però, posso dirlo. Sì. PB, ma li fa entrare tirato... tutti insieme? Sì. È un capolavoro? Perfino fantastico. Qui qui è qualità contro quantità proprio. No, ma non se l'è giocato in maniera un po' intelligente, cioè potevamo lasciare un piccolo stack dietro, cioè mandarne 80 e rinforzare poi con 20 con 30, quello che era. Cioè, così è persa, non ha alcun senso. No. E dipende anche da Italia. Non è persa perché dovrebbe essere persa. È vinto grazie a un 1-7. No, non c'ha più la prima linea, cioè, nel senso. Dico, ha vinto grazie al fatto che il Giappone ha fatto un 1 quando lui ha fatto un 7. Che zero gli hanno fatto entrambi. Va bene. La fortuna aiuta gli audaci, come si vuol dire. Ne ha persi 30.000? Li avrei spostati un po' prima, però... Signore del pesce. Bravo, bravo PB, sta qua. Queste erano truppe regolari? No, erano mercenari. La fortuna aiuta gli audaci. Vabbè, ascolta, bella, queste cose le può dire solo Mattigot, però, eh? Chi è che l'ha detta? Dolce Remimbi. Remimbi, queste cose sono delle mattigottate pazzesche, però, eh? Matti, ti rubano le battute! Ah! Ma il conte sta facendo qualcosa? Sta facendo ingrassare lì i suoi vassalletti dell'impero. Sui resti Austrian della Reconquest di Vestfalia. Sì, ma il core di, credo, Turingia. No, Sassonia? Sì, ma sta prendendo tutta la Prussia, quindi. Ah, il Palatinato. Vabbè. Quando scade la tregua tra Italia e Songhai? Nell'80. Aia. Già. Aia. Capitan. Cioè, il Songhai non può fare l'attendista come sta facendo adesso. Ma in realtà potrebbe esserci la Gran Bretagna che dichiara... Poi bisogna vedere il navale, però se dichiarasse una trade war sull'Italia, gli blocchi comunque Gibilterra. Sì. Decisamente. Italia sta spostando le truppe in Marocco. Infatti ho notato. Sì, è prossima. Vabbè, manca poco. Già che c'è. Ma qua le questioni giapponesi? Giapponesi! The Japanese questions. Ci riprovo. Tanto attenzione, perché la flotta di Aiuta già sta assediando i porti giapponesi, Però devo dire che il fronte del Pacifico adesso tra Stati Uniti è molto interessante, sta regalando davvero un bello spettacolo. Sì. Tra le Americhe, l'Asia, l'Indonesia, cioè è davvero una bella guerra, perché su più fronti, sia navale che terrestre, c'è anche sussidi economici, anche interessi economici che danno il britannico aiuta, cioè è molto interessante e si combatte su più fronti, è molto interessante. Allora, Aiutaia sta bloccando sta bloccando 20 navi pesanti del Giappone in porto. Ok. Le altre 20 giapponesi dove sono?
Saranno in America? Sono giù. Sono giù in Australia. Ah, sono stanno in Australia. Salendo. Stanno salendo fino a... Ok. Dolce Remibi, sì, il Gin è spettatore. Qua il Gin sta, deve capire se andare sul Delhi o andare sul... Gin sta piratando il Giappone. Sì, già con 70 navi. Ah, allora qua si capisce. Qua si capisce un po' la direzione che prende il Gin. Beh, ma il Gin penso proprio che la Corea se la voglia pigliare. Eh già. Sotto sotto stanno tutti. Oh, c'è l'ingaggio di nuovo qua a Panama. A volta un bello stack di ingaggio potente da parte del Texas e degli amici, che non fulla però i cannoni. Ma c'è Texas un 6.3 di morale devastante, eh. Beh, però Shanghai c'ha un 120 discipline, che schifo non fa. Adesso è entrato, sì, in Giappone, ma... cambia un po' la musica. Eh sì, adesso sì. Comunque, applausi al Giappone che sta combattendo un sacco di fronti e lo sto facendo anche in maniera abbastanza di qualità, con efficienza. Beh, diciamo che una gran mano gliela danno le colonie. Quello sicuro. Sì. Perché poi di fatto, cioè, in realtà sta combattendo in questo momento solamente in America. Calcolando che ha Red Sting, Ivar, Gavs e Shekel come colonie. Più Furio in Australia, che però, beh, l'Australia adesso è ancora molto indietro. Cioè, roba che se non vinci la Royal con questa gente nelle colonie... è un'occasione irripetibile. Eh sì. Il Gin recluta. Vabbè, quello vuol dire tutto e non vuol dire niente. Appunto. Non era Max Force Limit. Il Gin però deve recuperare un 100.000 di manpower. Qui secondo me prepara la guerra. Prepara la guerra. Sì. Qui la pace con l'Aiutalia non porterà il britannico contro il giapponese, ma mi sa il Gin. Se il britannico, cioè io spero che il britannico e il Gin si mettano d'accordo su chi attacca chi, perché a questo punto, se il Gin è disposto ad attaccare il Giappone, appena si libera la guerra con l'Aiutalia, il britannico deve rimanerne fuori. E non deve occupargli lo slot della guerra. C'è tutta la flotta giapponese in porto. Se gliela vede Aiutalia, glieli blocca tutti lì. Fai il giochino che esce una, poi esce l'altra. La flotta di Aiutalia saluta. Quanti trasporti ha Gin? Ma il problema è l'attrition che prendi in mare. Dov'è adesso la flotta di Aiutalia? È lì. La flotta di Aiutalia? Sta girando? Sta andando in banda, sì. È qua... Guardate come si chiama quella cazzo di il piposcafo. Che è una galea. Una galea commerciale. Inizia a prendere dei bei debiti il Giappone, grazie anche, sì, all'aiuto di Gin, che gli pirata un po' tutto. È già a 30 debitucci. Ma vorrei capire, ma gli uomini dove sono, scusa? Di chi? Di Pippi. Ma l'aiuto gli può formare il Siam? È sbarcato. Il problema è che 20.000 non gli bastano, gliene servono di più.
un passetto alla volta, dai. Cos'è che chiedevi, scusa? La Yutaya può formare il Siam? Si sta muovendo la flotta giapponese. Certo, flotta che giapponese che sta andando ad ingaggiare. Bella battaglia navale si prospetta. Sì, potrebbe essere una pipo scafata però, eh. Sì, perché a livello di heavy ship ne ha di più il Giappone. Entrambi ammiragli a 3 stelle. Pippi, guarda lì, arafura sì, papà. Pippi trasportivi. No, son galè, non son trasportivi. Pippi le galè. Trasportini, Pippi, dove c'è? Dove li hai? Che non li vedo. Ah, sono qua, c'hanno un 3 stelle anche i trasportini, per sicurezza. E adesso sono entrate le evi di Pibby. Madonna. Giochiamo ad affonda la flotta, mio signore. Si deve ritirare la flotta giapponese. Yutaya c'ha un punto di morale in più nella flotta. Dai, sì, ma è stato anche faccio bravo il tifo per Pibby. È stato anche bravo perché prima le galee hanno un po' comunque dato danni alle heavy ship del Giappone e poi ha mandato le sue heavy ship al 100% contro che erano le heavy ship giapponesi che erano al 60-70. Quindi se l'è giocata anche bene da questo punto di vista, ha usato le galee un po' per danneggiare la flotta giapponese e poi ha mandato la parte della flotta importante. Ma signor Tenerfiuli, perché non ha portato giù anche le altre 20 heavy ship, mi scusi? Chiedo per un amico. Guarda che arriva Furio con i suoi 5.000 uomini. Esatto, gli servivano quelle 20 per ciclargli le navi. L'Italia cosa sta facendo? L'Italia al momento non sta facendo niente. Io però comunque le flotte nel Golfo di Carpentaria gliele bloccherei. Questo dico che io avrei portato giù le altre 20. Con 42 pesanti, il teleciclo... L'Italia cosa sta facendo? L'Italia aspetta il momento opportuno per attaccare il Songhai, secondo me. Ma io sono affascinato da questa guerra navale. Che sto facendo il tifo per Pibby. Uno spettacolo raro. Spettacolo raro. Uno sterco raro. Un anno esatto e l'Italia può attaccare il Songhai. Il problema è che Yutaya sta perdendo tantissimi soldi, anche il Giappone. Intanto nel Nuovo Mondo sono arrivati quasi alla provincia contesa. Il Giappone può prendere 117 debiti. Pibby no. Pibby ne può prendere 80 se non sbaglio. Sono spesi fino a Africa, quasi. Apriamo un contest. Sì. Voglio aprire un contest con la chat. Ok. Discord ce l'avete, punto esclamativo Discord, ok. Dovete mandarmi tutti quanti un vocale nel quale cercate di imitare al meglio il verso del conte, cioè questo. Dovete farmi un conte scream, il migliore di tutti verrà messo in soundboard. Venite su Discord e me lo mandate in messaggio privato. E chi non lo fa è un sandalo. Oh. Pibby.
Cosa vuoi fare da grande? Spiegamelo un po', però. Io quei 20 trasportini, caro Giappone, me li ce li tenuti belli fermi, però va bene. Quanti debiti può prendere ancora il Giappone? Tanti. Può arrivare a 117, se non ricordo male. E a 30. E a 30. Invece aiutagli a 31. La sta vincendo il Giappone. Tutte e due. Sia quella coloniale, sia quella dei cazzetti lì con Pibi. PB, sai che qua non sbarcherai mai con un 3 stelle e 38.000 uomini, vero? E adesso è impegnativa per il Giappone di là perché ha tutte le montagne in difesa. Ma in realtà sai, se io fossi PB nel mentre, porto un altro stack da 20-30.000 uomini e lo faccio sbarcare a sud, mantenendo lì quei... No, e vedi, lui sta ammassando lì, ma io non ammasserei lì. Io l'altro stack lo porterei dalla parte opposta dell'Austria, perché le navi comunque si muovono più velocemente rispetto alle truppe di terra. E loro, per difendere da un'altra parte, devono per forza di cosa spostare roba. Secondo me piglia un po' di pipo qui. Cosa è successo? Pausa? Pausa di furio. C'è il forcing? Forcing peace? No? No. No. C'è una pace bianca arrivata dal Songhai. Che io fossi il Giappone col cacchio che accetterei. No, il cinese non recluta più perché no. È a Land Force Limit. Ma pensa cosa potrebbero fare 30.000 uomini che ti sbarcano sul War Goal, ok? Cioè, no, il War Goal è troppo vicino. War Goal qual è? Vulgu Rukaba, la provincia verde dell'Australia, fondamentalmente. Ho capito, però se tu scendi e gliela liberi, guarda che il War Score va tutto a tuo vantaggio, eh? Perché a livello di punti io non so quanti punti ha fatto aiuta dagli scontri, ne ha fatti tanti. In più c'ha delle province occupate. Calcola che il max war score grazie al war goal è 25, quindi sarebbe a meno 2 se glielo togli. Beh, intanto glielo togli. E farei al Giappone anche uno sbarchetto nel sud. Ma il Giappone a livello navale si sta attrezzando o continua a... Il Giappone continua ad avere le 20 navi pesanti a Owari in porto, perché erano delle Hunting Pirates e se le ha completamente scordate lì, e quelle avrebbero ribaltato buona parte della guerra navale. Questo per me è un errore di PB, perché tu per vincere quello scontro lì non è detto che in rapporto 1-2 lo vinci. Hanno un ottimo generale, hanno devi fare un crossing. È inutile ammassare truppe lì. Io lascerei il giusto che ti consenta di difenderti qualora venissi contrattaccato da sud, e porterei delle altre truppe su, giù, da un'altra parte. Concordo con te, è la strategia migliore. Vabbè, diciamo che ognuno sta commettendo i suoi sbagli. E G, se non mi mandi il verso del conte, sei un sandalo. Io aspetto il verso del conte. Dovete mandarmi il verso del conte, ragazzi. Oh, scontro? Quando? Dove? Dal 29 agosto, è là in Perù, a Jauja, vicino a Nazca. Devi imparare, Berna, a darmi prima la zona e poi che cos'è, perché io mi devo spostare, sennò è difficile. E ciao, e buonanotte sognatori. Mo' c'è già la metà del morale, e 0,69 è inutile anche rinforzare, cioè. Intanto assaltano Lima, giustamente.
Povero Songhai, piccola stella senza cielo. Perché Pibi ammassa tutto lì? Di più, più attrito. Mi piace l'attrito, voglio più attrito. Me sto a sentire male io, raga. Me sto a sentire male. Attenzione. Ti giuro che... Guarda, perché non si può fare? Se no sarei andato di Pibi. Ma cos'è che stai facendo? Non lo vincerà mai quello scontro lì. Non può vincerlo. La qualità del Giappone è altissima. Più il crossing, più il fatto che stanno continuando ad ammassare truppe lì sotto. No, no, secondo me deve mettere ancora più truppe. Deve avere 200.000 truppe in quella contea, morire tutte d'attrito e poi non avere più manpower e perdere tipo, la guerra. Anche in Corea poteva essere uno sbarchino simpatico, eh. Sì. Però prima in Corea... Prima però in Corea il Giappone teneva 35.000 truppe. Le ha spostate queste truppe, non è che stanno andando ad aiuto, io. No. Le ha spostate, dove cazzo sono andate? Sono... Attenzione, sono 143.000. PB, ma un generale decente lo rolliamo? Il Giappone ha perso uomini. È sotto di Land Force Limit. Li avrà disbandati in America per metterli in Australia, forse? Suppongo. No, non credo. In Australia e Giappone sono sempre gli stessi. Per favore, se proprio devi morire, Pibi, fallo! Fallo, Pibi, fallo! Poi Vulla sarà anche scorciata, infatti. Quindi arrivano nel 2000 e mai, ok? Arrivano nel 2000 e mai. O va con tutto e prova quello, o se no... Deve essere bravo a mandare uno. Ci mettono tre mesi. Qua parte. Guarda, meme, eh. Primo gennaio, 19 marzo. Anche ma tra poco adesso scontro... ci divertiamo. Ma Pibi. Ma tra poco ci divertiamo che l'Italia dichiara guerra su Songhai. Sta mandando. Il generale Pibi. Il generale. Pibi. Pibi il generale. E Giappone quelle cacchio di venti pesanti. Ma Giappone servirebbero pesanti come il pane. Possiamo andare un attimo a osservare il Marocco? Tutto che è fermo. Successo? C'è l'unconditional del Songhai? No, è tutto fermo. Può attaccare quando vuole in realtà Torix. È quello, perché mi sembra che la truce è finita. Sì, la truce è finita. Quindi l'Italia quando vuole. No, ma sta aspettando che rinforza sempre di più. Non capisco. Poi magari ci faremo spiegare da Pibi perché non ha optato per un multisbarco. Vabbè, intanto nel nuovo mondo stanno succedendo atrocità. Comunque per rispondere in chat, no, non ha solo 14.000 truppe il Giappone, perché ci sono tutte poi le truppe coloniali che sono lì. Quindi... Secondo me si deve muovere, perché ancora un po' che aspetta gli mandano giù anche tre... Non dividerli che è scorciata, Pibi, non dividerli che è scorciata. Se li dividi fai un altro sbarco, ti prego. Ti prego, fai un altro sbarco. Io sono curioso l'attrito che ha preso in quell'isola. Trito la Yutaya al momento ha perso 700.000. Oh, no, 400.000 uomini. 400.000 uomini da Trito. Attacca. Con 122.000, la ponderata, No, il primo i 33.000 arrivano il 24 maggio. I secondi arrivano l'8 giugno. Adesso l'11 maggio. Si sa il perché. Momento della verità. E mi sa che l'Italia ha dichiarato guerra sul Songhai. Italia su Songhai. Fucking. E questa è una guerra finita. Attenzione, intanto c'è lo scontro navale nel Golfo di Carpentaria. Il Giappone ha deciso di suicidarsi. E ti mancano le altre navi da ciclare. Cacchio, Eternal.
73.000, ha messo il Giappone lì, Gli bastano. Gli bastano e come per vincere quello scontro? Lo spero per Eternal. Sai che forse no. Oddio, aiuta, ecco. Picchia però, No, oddio, non ha cannoni. Ma che è successo al Giappone? No, signore e signori, incredibile. Incredibile. Ah, non hai cannoni! Il D-Day, Madonna. Il D-Day. Vai, Pibi! Vai, Pibi! Spacca tutto, Pibi! Mazza il Findus, Cristo! Mazza il Findus! No, povero Furio. Ma in sta guerra qua io tifo Pibi, te l'ho detto. Signori, il D-Day ha funzionato. Mo qua puoi fargli fuori la flotta, Attenzione Pibi però, perché dov'è la flotta di Pibi? Lì a fianco, nel Timor Sea. È vero, in chat si sono accorti di una cosa divertente, i ribelli, cioè? Sul Wargoal. I ribelli sul Wargoal. Eh sì. E infatti Wargoal e i ribelli. Signori e signori, l'aiutaia in positivo di Warscore. Oddio. Vai, Pibi! Vai, Pibi! Vai, vai, Pibi, vai, 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 vai! Spacca tutto, Pibi! Spacca tutto, Pibi! Spacca tutto, Pibi! Finalmente una bella guerra da vedere. Ah, sono stufo di vedere una guerra così schifose, una guerra così Zulu. Bella. Una guerra così bella nel Pacifico, credo che non si sia mai vista nessuna Royal. Vabbè, intanto Italia. In quest'area no, di solito si vedevano sempre in America. Continua a non avere neanche 1000 uomini a casa il Songhai. E vabbè. E adesso il Giappone gli cacciano fuori le navi. Perché? Perché sei un pirla che non hai preso le altre 20. Unconditional surrender del Songhai. Vabbè, questa sapevamo. Ci sta. A chi? Al Giappone? Sì. Vabbè, scontato. Qualcuno ne fa un'altra di unconditional. Io però non l'avrei dato. Non l'avrei nemmeno dato, io. Non l'avrei dato. Tanto. Ma secondo me è stato imposto dall'Inghilterra. Oddio, a parte che il Songhai io non so adesso economicamente come è messo. Io non lo so, Sarebbe... In realtà c'ha 11 debiti. Imposto dall'Inghilterra o dal Gin? Bravissimo, penso sia più del Gin, perché con la distruzione della metà no, della flotta il Gin, giapponese... il Gin guarda che sta ancora drillando però, Ah sì. Quindi è più Inghilterra. Qui secondo me però è un errore, perché la metà della flotta giapponese è esplosa. L'aiutaia al controllo del Pacifico. Ragazzi, sentite, silenzio. Mi è arrivato un'emulazione del Conte Scrim. Si sente? No. Yares. Non si sente neanche in live, se te lo chiedi. Non si sente neanche in live? No, sto ascoltando la live.
Oddio, aspetta. No, la se- si sente, no? No, no. Forse perché è bassa. Aspetta, fammela scaricare. Ah. Adesso si è sentita. Si sente? Ah. Bassina. Bassina? Aspetta. Sì, abbastanza. Devo capire su quale canale me la sta riproducendo. Ah. Ok, qua. Mo ve la faccio a palla, sentitela. Ah. 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 Sì, ok, ora si sente bene. Io voglio anche quella di Egi, eh. Su, dovete mandarmi ste cavolo di conte scrimmate. Sì, Jay Brescia, ah. Concordo. Ma... Ah! Buonasera. Quella del conte inimitabile, ciao. Quella del conte inimitabile però, eh. Chi è sì, che sì. Contende? Dai, dovete contenderla. Shekil, voglio la tua. Dai ragazzi, su. Non fate i timidi. Ma sta ora condividi, è ambiguissima. È arrivata. Japanese Perù, Japanese Colombia. Japanese un po' tutto. Eh sì, ho preso tutto il Sud America, Pacifico. Ho solo il 200% di over extension. Qui non dovrebbero dargli fiato al Giappone. Infatti o il britannico lo sta inseguendo. No, dice di gli altri. Il britannico dovrebbe qua, britannico dovrebbe attaccare. Questa però è l'occasione sprecata secondo me del Jin, perché qui il Jin si sta, secondo me può togliersi un candidato alla vittoria come il Giappone. Però attento, ti faccio notare una cosa, che il Jin è alleato di Persia e Ayutthaya e c'è di mezzo Delhi. Delhi che comunque con la Persia ha ancora tregua fino all'87. Il tempo c'è. Chi entra e tu saluti. Un po' la canzone, quella di Sanremo. Glieli ha presi. Glieli ha presi in Australia. Dolce Remy Bill. Lo sta reclutando, diamogli tempo, Alello. Vuoi risentire l'urlo del conte? Ah! Quale dei due? Quello originale. Ah. Beh, l'urlo del conte è uno solo. Esatto, Dolce Remy. Il britannico è qua l'esercito. Basta, oddio, gli basta la flotta. Gli stanno arrivando in Quebec. Vanno. Io però Quebec. Con Dolce Remy Bibi... stanno andando in Quebec i giapponesi? No, gli inglesi. Tu clicchi sul Quebec e vedi che c'è buona parte dell'esercito inglese. Io ho visto 30.000 uomini, onestamente. No, sono di più. Però concordo con Dolce Remy Bibi, che dice il britannico è quale esercito. Infatti io punterei più sul Jin. E infatti British Conquest of Petro, ecco. Coso. Vediamo. No, a prescindere fanno bene ad attaccare, perché o adesso o non più. Questo è chiaro. Britannico c'ha le mani legate. Per sì, chi però PB sta prendendo un quantitativo di debiti spaventoso, eh. Per chi è interessato, Petco Twek è in Upper Arcadia. Dall'altra parte dello stesso. Attenzione, è arrivato anche l'audio di Dolce Remibi. No, non di Dolce Remibi, scusami, di Francopio. È arrivato anche quello di Nicola. Con
iniziato una strict infinita. No, vabbè, raga. Ma quello di Nicola è inascoltabile. Che roba è, scusa? ma a parte che non posso scaricarlo così, come faccio a scaricarlo? Non posso perché me l'ha mandato tramite audio Discord. Ma dove me lo mette Discord, scusami? Non ne ho la più pallida idea. Nemmeno io. aspetta. Fammi mettere qua, perché sennò poi dopo giustamente voi dite, capito, tu giochi con gli audio e non ci fai perdere le guerre. Allora, vediamo un po'. Allora, si sente? No. Sì, si è sentito. Ah, questo qua è quello di Francoppi, sì. Ed è molto simile a quello del Conte. Sentite? E poi c'è questo qua che sembra tipo un rantolo di morte di Nicola. Sentitelo? Cioè, è morto nel mentre. Si sa che cazzo. Nicola, ma che. Sto sforzando. Ti senti bene? Bellissimo. No, sembra solo un po' in galleria, dai. Ma sì, fatto, ma l'Italia cosa vuoi che faccia? L'Italia andrà giù. L'Italia ha già fatto pace. Già cioè, gli ha concesso. Cioè, praticamente il Songhai ha concesso tutto. Concesso sia l'Italia, concesso. Non che potesse fare qualcosa con l'Italia, molto sì, smart, esatto. Torix non ha fatto una mossa sbagliata, bravo. E l'Italia chiude, manca solo qualche isola e chiude il Mar Mediterraneo occidentale. Noi vogliamo sì, l'impero vai. Romano, mio signore. Rimane Maiorca. Ecco, Maiorca preso. Cosa ti manca? Beh, intanto far esplodere il conte e fatto l'impero romano. Far esplodere il conte, prendere tutta la parte che è rimasta della Francia, il Cairo, Londra, York, Zealand e Vienna. Per me l'Italia può pure non vincere. Attenzione, la Roma. Attenzione, perché ma... adesso il Giappone può arrivare a 86 debiti, e sta perdendo tanto anche il Giappone. Si chiude a gennaio 84, quindi un anno e mezzo. Con l'86 immagino sia dato dall'overextension atomica che si ritrova. Sì, in ogni caso comunque l'Italia può pure perdere questa Royal, ma se fa l'impero romano penso che... No, la vince. Venga ricordata. Se fa l'impero romano per me è Italia invicta proprio. Tanto finalmente ovvio. Pibi è riuscito a stacquaipare tutto in Australia. Io comunque non tirerei via tutto in Australia. Io almeno un 60.000 uomini lì a protezione del War Gold li lascerei. Come va il britannico in Canada? Per sicurezza comunque il Giappone sta... Britannico in Canada ha attaccato il Canada. Per adesso non è contestato. Immagino che staranno salendo gli amici. Sì, con calma stanno ecco, salendo. Sì. Gli amici del bosco, eccoli. Molta calma, eh. Giustamente è un po' lunga. Grande guerra della Yutaya, cioè a prescindere adesso magari ci fa in bancarotta. A me Pibi è piaciuto tantissimo. A proposito di bancarotta, quanto manca la Yutaya? Poco. Perché sta perdendo roba, eh? No, ancora con comodo. 33 ducati, 33 debiti su. No, il problema è il Giappone. Il problema adesso inizia ad essere il Giappone, perché comunque ne ha 38 di debiti, Sì, ma appena libera, prossima sessione libera Perù e Colombia, dopo si sistema con il discorso debiti. E comunque da Paolograd? No, è caduta Paolograd! No! No, Paolo, no!
No, vabbè. No. 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 Aspetta che è arrivato un altro audio, no? Ah no, al mal di gola. Quindi sono morto nel farlo, ok? No. Lucio Gufo, mi mandi un urlo del conte? Ha rinominato quasi tutte le province in Australia, Furio. Io volevo fare un giro delle province australiane per vedere i nomi che ha messo. Accordo del grano non la occupiamo. Accordo del grano? Si sono dimenticati di... Ok. Poi hanno preso... Ah beh, poi è bello perché li ha messi in base anche ovviamente al... alla production. A che cosa producono. Quindi È un genio. Minatori minorati per le gemme. No! Mi piacciono i pecori per la lana. Giusto. Quello non so se lo possiamo leggere. No, non mi dire che ci sono gli schiavi. No. Because okay. The money... dove c'è il gold, territorio consacrato dove c'è l'incenso. Il Gennargentu! Ma il Gennargentu! Argentu? Dove c'è il coso di lana lì. E poi giustamente dove ha messo il pesce, come lo chiama? Pesce. No. C'è un bello pesce. Comunque devo dire che questa guerra, quando dicevo facciamo la scommessa sulla sconfitta del Giappone, io intendevo questo, perché il giochetto è la combricola del bosco. Aspetta, la combricola del bosco, che adesso sta salendo l'armata. Aspetta, la combricola del bosco. L'armata Potionchi sta salendo con molta calma, ma sta salendo. Cos'è, l'armata Brancoleone? No, brancola nel buio, qua, altro che Brancaleone. Sì, più o meno brancola nel buio, perché non conosce proprio tutti i territori. Cioè, tipo, il Quebec non so dove sia. Il Quebec, l'ultima guerra col Giappone, era finito in centro Nord America, non ha capito più dove era, non poteva spostare le truppe. Occhio che però stanno arrivando le truppe... con la Gran Bretagna che sta assaltando il Massachusetts. Sì, Massachusetts. L'hai detto in maniera perfetta, ti prego ripetilo. Non credo di riuscire a dirlo nella stessa pronuncia. Il Massachusetts. Non chiedere cose che Berno non è in grado di fare, per favore. No! Cioè, adesso, ma io non mettiamolo in difficoltà in questo modo. Perché è quasi mezzanotte, cioè il cervello del Berno dopo un po' si spegne. Vabbè. Comunque davvero, bella guerra iniziata con un strapotere giapponese, cambiata la guerra nel Pacifico con l'aiuto a livello navale. Io nelle Americhe betto ancora sulla coalizione giapponese, perché secondo me riescono a portarne di più rispetto alla Gran Bretagna. Sì. Anche perché hanno il Texas che aiuta. Il fatto che mi sorprende è che il Giappone non stia contendendo costruendo navi a manetta, come si vorrebbe dire. Io posso dirti che con la qualità che si è vista di Ayutthaya in Australia, io invece lo sbarchettino l'avrei provato. Non sta costruendo le navi, anche perché a meno tipo 120. Nel South Kishu, in queste zone, in queste isole giapponesi qua, io lo sbarco l'avrei provato. In Nagasaki. Ma il contest, l'urlo del conte, continua anche lunedì. Lunedì, certo, adesso sarà ufficiale, sarà il contest ufficiale delle Royal Rumble. Ogni sera, un urlo diverso. Ma quando l'ha fatto quest'urlo il conte? Che lo sai, non lo so. Quando era stato... Ma non mi ricordo in quale Royal. No, neanch'io. Ma in Australia non mancavano i cannoni, sì, al Giappone. Però vedi, sì, anche qua, se gli sbarchi in... Ah no, eccoli qua, i 40.000. Sì, però c'ha dentro 11 cannoni, vedi, non è... Già questo è un po' più proibitivo. Sì, non è molto cannonato, né lui né... nei suoi sottoposti. Ma in questa mod il Giappone è collegato alla Russia? Attenzione, c'è l'ingaggio a Manhattan. No. Battaglia di Manhattan.
quella di fianco. Ma visto che quella di fianco non la conosce nessuno, Manhattan era più facile. Attacco britannico. Sì. Ma non è entrato il Giappone, mi sa. Sì, britannico non c'è il Giappone. Meno due. Sì, infatti, si è fatto ingaggiare i rinforzi dei Haiti a nord. Che non c'è, non c'è la qualità giapponese. E non sta rafforzando. Qui è ritirata. Che stai facendo? Ritirata. Cioè, no, sotto no. No, no, si deve ritirare invece. C'ha ragione. Ritirata. Lui. Ritirata totale. Totale. Cioè, qui... E gli manca la qualità giapponese. Perché il Giappone non ha uomini nel nuovo mondo. Mm-hmm. Però dovete correre giù. Ma cosa rafforza? No, sai che forse. Non ci credo, un errore assurdo 12. Di rinforzo. No, è entrato. Addio. Qua non ho capito perché non ha ritirato, perché Western Hack a Western Fuck dovrebbero chiamarla. Perché da come è andata è un po' qua altro che la vasella al lampone del Conte. No. Aia, come scusa, non ho capito. Fatela spiegare dal Conte. È la preferita da Giovanni. Ah, allora. Ah, si scoprono cose nuove. Sì, lo sbarchetto in Giappone, l'aiutaia potrebbe fare il colpaccio. Gentile, però non scrivere queste cose in chat, dai. No! No! Ricordiamo che Shekiel è il giocatore del Canada, perché sennò magari uno esatto. Poi dopo fraintende. Oddio, ragazzi. Diciamo che è in un momento di euforia legato alla guerra, mica quello che stiamo dicendo noi. Sì. Cosa è l'adrenalina della battaglia. Ci riprovano subito. Servirebbero quei 10.000 uomini giapponesi che danno... ma con 26.000 però caschi male. Va che l'ingaggio dietro dei rinforzi di prima botta. Ma... Troppo basso il morale questa qua, con dentro anche quelli che non sono fullati. E coi rinforzi fermati. Che li sta tenendo da solo il Texas. Qua è brutta Texas. Micro di Lello, terribile. Le Lelliadi. No, cosa fai? Ma è pazzo. È un pazzo. Addio ogni di gloria, sì. Mamma mia, ragazzi. Ma intanto non entra in tempo. Io non ho mai visto così tanto, non si può dire, in una Royal Rumble come in questa 23esima edizione a livello globale. Ciao Cali. Ciao a tutti. Volevo passare a salutarvi. Ciao Cali. Ti fatti un po' male? No, io in contesto sono fuori città e ho assistito a una debacle. Quindi... Ah, ecco perché sì. Allora il Songhai ha avuto problemi. Ma no, tutto giovi. Bene. Ma io lo scritto, voglio un bollello, ma... Oddio. Ricordati che io avevo detto a Giovi fottiti nell'Inghilterra e pensa no. Voi dovete ricordarvi che mors tua vita mea nelle Royal Rumble, voi non avete ucciso chi dovevate uccidere all'inizio e da lì in poi la vostra partita ha preso quella piega lì. Quello è senza dubbio, si dice che questo è un ottimo insegnamento per il domani. Esatto. Un calcio sempre di uccidere in maniera molto amorevole. E dopo ci scriviamo le uccidere in maniera calcio. Molto amorevole con un calcio. Perfetto. Sì, concordo. Perfetto. Bisogna uccidere con il sorriso. Ma che sadico ma sei? Quelli sono sadici, appunto. Ma lei è Madonna,
Cioè, ti dico, l'italiano ci aveva detto ti faccio la sera prima. No, no, io a Svezia dopo che finite quella guerra con Kurt e poi è stato ben, è giusto. Poi vabbè, il resto non commento perché ho visto ad ogni modo, ad ogni modo, siamo arrivati alla fine. Io mi sono divertito molto stasera. Pibi mattatore, Pibi stasera mattatore, gli do la palma d'oro della... della spettacolarità, ecco, perché poi in realtà non voglio togliere nulla invece ad esempio ad un Olok che con Deli ha letteralmente piallato malissimo Matti con una facilità sconcertante, quindi anche da quel punto di vista lì stessa cosa si può dire del Giappone, stessa cosa si può dire del Giappone che ha vinto praticamente tutte le guerre che ha combattuto, sta vincendo questa con l'Inghilterra, anche se con Pibi invece sta andando nel verso contrario. Io ringrazio Berna, ringrazio anche Lord Richard, tutti i ciccioli che sono passati qui a salutarci, ringrazio soprattutto chi ha mandato il Conte Scream, sentitevi liberi di mandarmi sempre i Conte Scream perché mi fanno sorridere. Aspetta. Ah! Sì, vabbè, te c'hai... No, questo, però Egi, questo... tu non mi hai mica mandato il Conte Scream, eh? Guarda che lo voglio il Conte Scream. Dai, comunque, io ringrazio tutti i ciccioli. Ho provato. Che ci hanno tenuto compagnia, spero vi siate divertiti. Io vi do appuntamento domani alle ore 14 su YouTube che andiamo in live. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Ciao a tutti.